3, 2, 1, Bugiardo. siamo in onda. Ci sei? Sei Bugiardo. pronto? Bestiacci, bentornati! Incredibile, stasera siamo in tre gatti, perché Non appunto va non Twitch. funziona un cazzo. Twitch non vuole collaborare. Sono 2 giorni che non vuole collaborare. Cioè, proprio il buongiorno si vede dal mattino, questo inizio anno, eh? Minchia, porca puttana, io poi veramente nello specifico, allucinante, ragazzi. Purtroppo funziona così, grazie Giovanni Ranaxdi. Ce l'ho Purtroppo la fatta. vita va così, la vita va Valhalla. così, ragazzi. Però stasera comunque noi ci divertiamo, giochiamo a Valheim. Allora ricordo a quelli su TikTok che noleggiamo la chat di TikTok, venite quindi su Twitch se volete interazione, lo dico già, e ricordo a quelli di Twitch che noleggiamo la chat su TikTok, quindi restate su Twitch se volete interazione. Incredibile, ma vero, ci allucinate. Comunque meglio Amazon Prime, Netflix fa schifo, Disney Plus è una merda, sta andando giù, quindi mi raccomando Attenzione, ragazzi, Amazon, attenzione, Amazon, Amazon. Detto, adesso che ho fatto questa Amazon. marchettata, che marchettata non è, perché effettivamente Non sto... è una No, no, marchetta. fammi parlare adesso. No, aspetta un attimo, fammi fermo. Allora, tu non hai idea. Netflix, la merda, non trovo niente di interessante. O meglio, quello che piace agli altri non piace a me, No, quindi è un le problema. serie belle le cancellano. P poi aspetta, 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 aspetta. Poi, Disney Plus, non c'è un cazzo. Disney Plus è un anno che non c'ha niente. Tutte cazzate Marvel che francamente sta andando in degenero. No, no, no. Non c'è niente. Vendete, Oh, Marvel non del c'è un cazzo. cazzo, Andrea, non c'è niente. Netflix Smallville. ogni tanto tira fuori qualcosa, appunto, l'unica quella due robe lì del Toro e basta, perché veramente non c'è niente. E il resto è Amazon. Cioè, io tutti i film che sto vedendo Su Prime comunque le sto c'è un solo botto guardando di su film. Amazon. È incredibile. Crunchyroll, secondo me, è il sito di streaming del momento, che tratta solo anime, per carità, devono Ecco, piacere vedi, gli stavo anime. giusto per... Devono Ma piacere gli anime. anime, dimmi un po', anime, cosa L'anime significa dei anime? mortacci tuo. Anime, cosa significa? Tu che sei il maestro esperto Significa del Giappone. cartone animato, no? In realtà significa Incredibile. scatole anime, scatole movimento, roba del Significa dunque genere. cartone animato. Perciò a chi Cartone dice che gli anime non sono cartoni animati, cosa rispondi? animato. Che sono dei coglioni. Dovrebbero Oh, un attimo uscire la finalmente ci testa dal siamo, culo. ragazzi. Uscire la testa dal Incredibile. culo e smetterla di definirsi otaku, perché otaku è un insulto. Basta, ragazzi. Incredibile, incredibile. Basta. Grazie Giovanni, grazie Giovanna. Aspetta, vabbè, ho letto qualcun altro. Vabbè, vi saluto. Mannaggia, uovo sessuale, Celtic Kerin, Mizzi, Hog, Daxin, Eima, eccolo lì. Non so come mi è uscito. Pintax, poi chi? Mimir, poi abbiamo anche Malvis, Ilaria, Nirvana, Iaco, Adelaide, LOL, Gesù Davidic, mannaggia già, Aurora Boreale. Carrot, Elia, Dioturi, David, Pino, Verdluz, Fuxmat, Matti, Fuzz, Garold, Thor, Fasu, Strega Azzurra. Aspetta, qualcuno di nuovo. Yaub 15 bit, ce l'ho fatta? L'avrò letto giusto. Boh, l'ho letto al volo. L'ho letto al volo. Al È fly, tipo la pesca mosca. la pesca al fly. Foxy fare, beh, sì, pesca fly. Sai che fly catch si dice, quindi sì, perché mosca si dice fly in inglese. Per una volta diciamo, mi hanno detto qualcosa di effettivamente vero in inglese. Sam, poi Osem, poi Osimp, poi Proxy, poi Hells in Hell, Donna con bistecca, Marty e guardate il maestro. E c'è. Che Sembra uno c'è? di quei palloncini da fiera con hai Quelli questa che fanno testa. bugie nei parcheggi. No, quelli sono i pupazzi gonfiabili che salutano come uno No, scemo. Hai presente fa quei paura. palloncini da fiera inquietanti? Ogni tanto vengono fuori in mezzo alla Incredibile. gente che fissano tutti Dici. quanti i bambini. Ah, che bello! Poi un condor li porta via. Fiere interessanti quelle milanese. Le fiere Madpeace, incredibili. Proxy, It's Rachel, Giorgia, basta. Boh, l'ultimo, Big Mac, Big Mac. Big Mac, Big Mac. Basta McDonald's. Qual Dove ce è l'hai il la panino lista del di panini? McDonald's? Qual è il Faccia panino? dopo. Qual è, no, qual è il panino del McDonald's preferisci? Crispy McBacon. Il toast Vabbè, liscio. Ci in realtà siamo. no, è il Big Tasty, però non lo fanno più. Il Poi toast liscio. la facciamo la tier list di panini del Ma non ne McDonald's. capisco un cazzo io. Ma io Ah, la facciamo. ho vissuto fino a 19 anni senza mangiare un McDonald's, finché poi con voi ho iniziato a Tantum andrete a mangiarlo. Lucca Comics, ma cominciamo. Ma tu non mi scopri. Tu leggi solo la sete, ti devo togliere la chat. È allucinante. La seduta al Sei un Malabar. Comunque disgraziato. no, è vero, abbiamo iniziato a mangiare tardi noi, la schifezza, la No, non è merda, la vero. Tu spazzatura. no, tu no. Io no, effettivamente, però Tu non ho no. mai risentito Ogni festa di degli compleanno andavate lì al McDonald's, cazzo.
cazzo. A me ricordo quando schifo, io, quando io odio le feste di compleanno, comprese la mia, per via del McDonald's, perché non sopporto il fatto che si vada a mangiare in quei posti. Non ce la fa, mi fa proprio cagare il cibo. Detto ciò, i gusti crescono le persone come cibo, cioè parliamo. Il Big Mac è decente, il toast è eccezionale, tutto il resto per me non ha senso. Come direbbe qualcuno di importante, tutta roba stampata in laboratorio, come dice il grande Franchino, che salutiamo. La carne umana del McDonald's è eccezionale. Cucumo, grazie mille. Allora, grazie io, per i 30 bit. Io sinceramente non riesco più a mangiarlo al Mac, l'ho mangiato tipo 2 settimane fa, perché grazie a Telegram c'avevo gli sconti, l'ho preso con Just Eat. Oh, non riesco che a mangiarlo. Dicendo? Non ha senso. Con un bot di Telegram ti fa avere i coupon per il McDonald's. Io mi ero appena installato Telegram per il canale, cioè, l'ho voluto spendere provare. 5 euro senti, ma faccio lo sconto di 2 euro ma fatto, ho preso il McDonald's per il McDonald's, l'ho preso quel cazzo che Jet c'era Sky, lì. Grazie mille. Crispy, cioè, Mac tu Mac hai Mac comprato Mac, no? hai voluto uno sconto sulla cucina povera per antonomasi, sì, sulla cucina fast al fly. Oh, ho mangiato il Crispy McBack, no ragazzi, non ce la faccio, mi mette già a metà panino, mi mette un'acidità e un male al petto che è incredibile, cioè proprio si capisce proprio che ti stai mangiando merda. Allora, brutti ignoranti, questa qui è la maschera, è la maschera di The Mask, porca puttana, non è la maschera di ma qualcuno ha detto Giovanni Groot, ma come cazzo vi è venuto in mente Groot con sta roba qui, ma come si fa? Sì, giovani d'oggi, come che non si fa? Cazzo. Eccola qui, che tra l'altro si può indossare perché c'è la cinghietta, l'ho indossata, puzza di resina. Sei diventato il dio dell'inganno. No, assolutamente no, però è stato molto bello ragazzi, l'ho trovata a caso su eBay, io l'ho ciappata su perché la trovo davvero veramente bella. Vero. Sì, è resina. Cioè. Ma metti la butano, così diventa il cane. No, e niente, quindi l'ho acquistata e molto bella. Funziona solo di notte ovviamente ragazzi. Non ha il lucido dietro che c'è nel film, però, e non è neanche esattamente come quella del film, perché quella del film in realtà dovrebbe essere rubiconda, tonda, qua più, sotto un po' più picco, un po' invece, più arrotondata secondo me, invece l'ha fatto un po' scavata qua e non ha questi occhi, però per il resto, e dovrebbe essere un po' più curva qui, è più squadrata, invece è più curvi, però non si può ottenere tutto dalla vita, quindi essendo io un giovane collezionista colleziono minchiate, ed eccola che l'ho presa, abbiamo anche la maschera, quindi buttare i soldi si chiama così adesso, giovane collezionista. Hai preso una sigaretta elettronica? No, è da un po' che non lo faccio. Stai per caso comprando un nuovo computer? Sì, vabbè, ma quello non è collezionismo, quello no, è quello è imprenditore. Certo. Perché digitale. Hai aspettato di investire dopo che ti ho fatto 3 PC? Perché potevi perché investire tu... prima. Abbiamo un culo comodo, vedo. Dietro di me è disassemblato il computer. Appena si negativizza lo monteremo. È necessità Dina. Ottimo. Dina è mia zia comunque. Allora partiamo, dai, si gioca. Giochiamo. Ragazzi, se va male, la live non è colpa nostra, lo sapete. Non funziona un cazzo, ragazzi. È Twitch, quindi noi la brutto Dio facciamo comunque la live, ma tanto non funziona niente comunque. Chi piace il kebab, il kebab. No, fa cagare. Ricorda le mie ascelle il kebab. Il kebab no, non mi è mai piaciuto ragazzi, no, non ce la faccio, non ci riesco. Ah, non c'è il maestro. Cioè, ragazzi, dovete capire che a una certa età non riuscite più a mangiare le stesse cose che riuscivate a mangiare da adolescenti. Tipo la pizza kebab, io se la mangiavo adesso, la pizza kebab mi viene un colpo devastante, non mi risveglio più. Sta a venire il jet lag la pizza kebab. Allora, cosa dobbiamo fare, ordunque, in questa meravigliosa puntata? Dobbiamo esplorare la palude, dobbiamo immergere i nostri talloni nell'amalgama che ci ha creati, ci ha formati, la nuda terra, bagnata dalle acque di non so quale cazzo di mare sia. Peccato che non si possano dare i nomi alle terre, sarebbe figo in Valheim poterlo fare. Diamo glielo. Grazie mille, lo simbolicamente, no? Diamo glielo simbolicamente, no? E niente, in sostanza, per andare alla palude, la palude l'avevamo vista, era vicino alla boss fight qua, all'antico, quindi il teletrasporto ce l'abbiamo, la barca è rimasta là, io sono qua, Andrea spawnerà mi sa all'inizio. Io sarò al... Nel mentre che questo viene, io vi faccio vedere che cazzo ho combinato. Ho deciso di costruire, di allargare un pochino. Devi riposarti il letto tu, te l'ho fatto, ma devi riappropriartene.
Ho deciso di creare una hall Vaiokinga, come giusto che sia. Qua ci sarà il trono, qua siederanno il mio trono. Qua siederanno alla destra o alla sinistra. Non, perché si è bloccato? Vedete che bello, non riesco a fare. Aspetta, mi metto qua, va. Qua siederanno alla destra o alla sinistra i pupazzi, fanculo. Quindi dopo avremo tutto quanto. Ovviamente l'ho fatto con i materiali che abbiamo sbloccato finora, quindi avrei potuto farlo in altri modi, ma no, ragazzi. Poi qua c'è la zona letto con due letti e basta. E sto tetto lo devo rifare perché mi fa schifo. È troppo alto. No, Andrea Ping, eccomi. È troppo alto, fa proprio cacare. Il fumo mi piace, non so perché, è troppo, ma mi piace. Mi piace un botto. Mi piace un botto sto effetto qui, è incredibile. Mi dà la testa, mi fa girare, mi fa sentire bene. È proprio le stesse parole di Jimi Hendrix. Emanuele, grazie mille, Rotomalalla. Molto sauna, sì, sembra uno di quei. Sembra... Dai, più svedese della sauna cosa c'è, ragazzi? esatto. Vabbè, la sauna è norvegese, se non sbaglio. No. No, è norvegese la sauna. Sì. No, ma non, la sauna dove è nata non ne ho idea, però in realtà tutti i paesi nordici. Penso sia norvegese la sauna. No, ti sto dicendo di no, perché no. Andate a documentarci, a documentarvi. Adesso qualcuno risponderà, la sauna è romana. Beh, effettivamente è vero. Eccoci qua, ci siamo, visto, lo sapevo. Andrea, dove sei? Ricordati che noi, che una tribù di pastori ha conquistato tutto il mondo antico conosciuto, quindi porta rispetto una ai romani. Una tribù di pastori, li ha definiti certo, così, pastori. Erano dei cazzo di pastori romani. Ma nessuno dice niente, nessuno importa. Una massa di pecorari ha conquistato tutto il mondo conosciuto. Pecoreri. Sai, Andrea, cosa dovremmo farci? Un bello scudo. Un bello scudo decente, secondo me. Io dovrei farmi un'arma decente anche. Tipo tutto lo stagno che c'è nella nave, dovremmo riportarlo indietro, come facciamo? Ci teletrasportiamo e prendiamo la nave che abbiamo lasciato. Allora, se è la risposta, è che modo, cazzo mi fai la domanda? È un modo velato per convincerti a usare i trucchi, a prendere lo stagno. No, assolutamente no. Questa cosa non la faccio. No, invece la farai. Io questa cosa mi rifiuto, mi dispiace. Potevi farlo off screen così nessuno in live se ne accorgeva. Potevi farlo off screen, ossia fuori pelle. Sì. Senza pelle. Cosa ne pensi della pelle del pollo allo spiedo? Fa cagare, ti fa ammalare, vedi te. Minchia, con i polli. Muori. Non dovresti mangiare. È la merda. È la bella parte. Male, ragazzi. Poi dopo vi vado a prendere la roba più calorica che ho trovato in 28 anni di vita. Allora, io sono un fissato delle etichette. Leggo le etichette, ma non perché sono un fissato dell'alimentazione. Mi piace leggere le etichette. Io al giorno d'oggi non avevo mai trovato qualcosa di più calorico della Nutella. Oggi, grazie all'Eurospin, l'ho trovata. È la crema di pistacchio dolce, ragazzi. Ha tipo il doppio delle calorie della Nutella. No, il doppio. Ha tipo 200 calorie in più della Nutella, che sono tantissime. Ah, sei fissato con le calorie adesso? No, con le etichette sono fissato con le etichette. Anche le etichette degli shampoo leggo. Ma non, per motivi che non so dirvi, ragazzi. È una mia compulsione. La mia malattia per è boy. Per motivi che non so dirti, like, boy. È una mia peculiarità, mi piace leggere l'etichetta. Che cazzo sei, Andrea? Ti muovi o no? Sto arrivando, sono qua sul ponte. Oh, che meraviglia, guarda, uno spartano legionario. Adesso inciampi, sbatti la cocuzza e via. Sì, perché proprio 99 maniera. Scimmie saltavano sul letto, ragazzi? Perché proprio una cade a terra e si ruppe il cervelletto. Perché la centesima cade a terra e si ruppe il cervelletto. Levati, aspetta. No, ma perché mi... Come non ho reso? Vai, pace. Cos'è l'entrata di... Hai resina, lo metti qua. La metti alla torcia lì, veloce, al volo. Cosa ci guadagno? Non si accende. La torcia accesa. Non si accende, è rotta. Bene, ti ho fatto sprecare la resina. Non era mia intenzione, francamente. Non sapevo. Prova a metterle qua, vedi se si accendono queste invece. Ho bisogno di un'arma seria. Io sto arrivando. Ma perché le ho fatte? Arrivando. Pagate un botto di materiale. All'IKEA. Ma perché non si accende? Ah, forse perché sono troppo sotto il tetto. Perché sono buggate. Ma che cazzo c'entra? Eh? Cazzo vuol dire, sapevo? E che ne so io? Beh, giustamente la fiamma sotto il legno vivo non è che sia molto intelligente. Ierro, grazie mille. Comunque, grazie alla tua uscita sulla pelle del pollo, abbiamo scoperto che oggi fa male tutto ormai. Cioè, non dobbiamo più mangiare un cazzo, comprare una minchia, perché tutto inquina, tutto fa male. Quindi, che cazzo stiamo vivendo a fare? Me lo spieghi. Hai delle proteine animali? Ecco, vedi, ma fanno male le proteine animali. Comunque, ragazzi, quando nasci, vedi questo.
Sì. Eccoci, dov'è la barca? Qua. Per un attimo ho temuto. Allora, prendi lo stagno e usa i cheat, dai. No, sto scherzando, dai. Ma scusami, qua... dai, torniamo a ma vela, ma dobbiamo caricarla oltre che con lo stagno, con il... Vabbè, se vuoi ne vado a prendere il metallo altro della palude. Ma no, il metallo della palude, Andrea. Vabbè, andiamo anche alla palude allora. Allora andiamo alla palude e basta. Voglio raccogliere anche il suo stagno, già che sono qui, dai. Che lo metto nella barca, aiutami, dai, raccogliere. No, no, faccio, ti guardo. Va bene. Aspetta. Intanto parla del pollo. Stai lasciando un po' di stagno lì, vai. Mica, ma non riesci proprio. Vai, ce la puoi fare, vai così. Ho rotto un argine, guarda. Ho visto. Guarda come plasma a suo piacimento, la volontà dell'uomo proprio, guardate come crea... Ma che fermati! Ho rotto. La potenza del sole. Dai, ma qua c'è altro stagno, mi sa. Incredibile. Ah. Vai. Hey! Oh! Minchiaccioni. Adesso ti metto una catena con la palla classica dei... Ho ricordato al John e Jack quando sono in carcere a spaccare le pie. Esatto. Ma dov'è che era la palude? Non mi ricordo più. È di qua. Potremmo anche prenderla. Dobbiamo andare nell'altro golfo di qua. Quindi sali in barca e girati di 180 gradi. Vai, aspetta, ti guido io. Levati di 180 gradi, perfetto. Ti guido io. Gira. Dobbiamo andare dietro di noi, di là, guarda. Da sinistra? Sto pingando, ma non va. Ok. Basta che mi dici sinistra o destra. Dietro dobbiamo andare. Come dietro? Quindi non è né sinistra di dove girati. Ma come dietro? Girati a destra qua. Porca puttana, il vento aveva girato a favore. Mica dobbiamo tornare indietro contro vento. Ma vai, è allucinante. Turnica. Intanto continuo a pingare dove devi andare. Non mi ricordo, aspetta, che cazzo devi ma andare? Ma non è di là che dobbiamo andare, da lì siamo arrivati. Che cazzo dici? È di qua la palude, fidati, di là. Ed è oltre la... In realtà siamo venuti da qua. Ma non noi. Era di qua la palude, all'interno del... No, noi siamo andati dove c'è adesso il ping. La palude è qui, fidati. Ma che sta dicendo? Fidati! Vabbè, lo saprà, ragazzi. Cioè, per me ha torto, però se ne è convinto. E voi che ne pensate in chat? Votate per chi ha ragione. E votate bene, votate giusto. Ma basta questa democrazia del moderatore, cazzo. Vi prego di far partire un sondaggio. Perché quando il maestro dice fidati, a me viene da non fidare. A me viene invece un brivido lungo la schiena. Dovete sempre fidarvi di me. Aspetta che schivo le rocce qua, gli scogli. Gli scogli. Scogli, è proprio qua la palude, guarda. Non lo vedo, Andrea. Ma tu cosa da mentire? Vabbè, cosa ottieni? Gira a destra. Ah no, non ci passiamo lì, è un fiume o? No, è una secca, ma non ci passiamo. È una secca, porco Giuda, ecco, vedi. Ma dov'è che è sta cazzo di palude? Vai, allora lascia la nave qui, mi sa che facciamo prima. Ma come lascia la nave qui in mezzo all'oceano? Che cazzo dici? Devo già incazzarmi? Accosta qui, dove t'ho pingato. E andiamo a piedi, perché mi sa che non arriviamo a nave. Ma a che vela. Stai dicendo, Andrea? È tipo un lago interno la palude, guarda lì. Ma non è vero mai, l'ultima volta non era di qua la palude, ma che stai dicendo? Fidati, era di qua. Boh. Va andata la freccia, scudo. Allora Andrea, faremo esattamente come le storie degli antichi, gli antichi canti del nord. Scaviamo a picconate un passaggio per la nave. Ah, mica se sei un genio delle alluvioni, bro. Alla mia barca. Oh, ma ammazza sti stronzi qui! Scusate. Allora, la palude, se non sbaglio, era di là. Andrea, stanno lanciando le pietre alla nave. Lo so, ma che già chi se ne dopo un po'. Andrea, mi stanno ammazzando. Guarda, Andrea, se non mi dai una mano. Difenditi. Vai, difenditi. Porca. Guarda, arrivo io e muoiono. Sei inutile. Guarda. Dove cazzo è la palude? Di qua, vai. Scava lì dove c'è. Ma non c'è. Sì, è su questa sponda, fidati. Fidati di me. Ti piace la frase fidati di me? Nuovo meme? Non riuscivo mai a far passare l'acqua qua. Scava. Che cazzo è? Oh, oddio, Andrea. Andrea! Ma porca puttana, Andrea! Quanti cazzo sono? Non lo so, un esercito! Un agguato! Dove sono le mie armi? Qui!
Aiuto, oh merda, c'è uno scheletro. Mangia. E mangia, sto morendo. No, no, qua non c'era. Mica, Andrea, ma sei una roba allucina. Questa è tutta cosa. È qui la palude. Comunque dovremmo farci l'equipaggiamento migliore prima di andare nella palude. No, no, ce la facciamo, dobbiamo solo ucciderli. Io c'ho la roba di Selce, dove cazzo andiamo? Ok, uno è andato. Uno di 30 è andato. Usa le Lictir, per favore, potenziami. Devi venirmi vicino, però. Vienimi tu vicino, non ho capito. C'ho gli scheletri di fianco. Sto per crepare, guarda. Non ho stamina! Ecco, sono morto. Sono morto per darti Lictir. Come sono morto? Ma come sono morto? Minchia, ragazzi. Sono morto, ragazzi. Te l'ho detto, c'è un equipaggiamento di merda. C'hai troppa fretta di andare avanti. Dovevamo farci equipaggiamento migliore. Dovevamo farci un cazzo di equipaggiamento migliore. Minchia, ragazzi. Non reggiamo gli scheletri. Vuoi reggere la palude? Che ci sono i Drawer che sciottano. Me ne vado da qui. Io me ne vado da qui. C'è fretta, ragazzi. C'è fretta di andare avanti. Poi per forza si abbandona il gioco. No, non ho salvato il letto, è vero. Veloce. Dai. Vai. No. La mia porca. Me la buttano giù, bastardi. Dai. Fretta, ragazzi, è fretta. Ok. Okay. Non ha capito l'enigma is the new affretta. Minchia, mi sta. Oh, ma che figata. Ma sott'acqua mi colpiscono gli scheletri? Sì, però no. Sta barca, cazzo. Cioè, ma che roba. Sta barca cosa? Ma non va, Andrea. C'è mezz'ora per far manovra. Non è manco una migliore, tra l'altro, quella. È quella media. Sì, ma mi arrivano i missili terra-aria. Acqua anche. Terra-acqua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Avete visto la palude? Vi è piaciuta, ragazzi? Comunque era lì. Dei miscredenti siete. Vabbè, torna verso casa, va con la certo, barca. Se proprio finiva così. Così almeno mi rifaccio l'equipaggiamento degno. No, vado lì prima di tutto a sistemare la barca perché è messa malissimo. E poi devo mangiare perché sto morendo. Poi devo ritornare. Io come cazzo ritorno, mo, la mia lapide? Ti ci riporto in nave, Andrea, che ti devo dire? Però, cazzarola, cioè... Sono morto per colpa tua, quindi... quindi stai zitto, non parlare. Sono morto per colpa tua. Guarda, a sto punto l'unica roba che posso dire è godo. Per darti Lictir a te sono morto. E poi Lictir serve solo a farti correre più veloce, non è che ti fa consumare meno stamina. Ok, la barca è riparata, ragazzi. Vedete, basta un colpo di martello e via. Quindi cos'è che ti serve? Sto tornando indietro, adesso entro nel portale e vado a prendere la mia roba. Però io vorrei farmi innanzitutto un'armatura migliore, anche un'arma migliore, perché io ho la lancia di Selce, cioè non levo un cazzo io. Non sciotto manchi i nani fra un po'. Tutto. Sì, ma ci serve... Andrea, Tu ti sei fatto bello, carino, tutto l'equipaggiamento per te, ti sei dimenticato di me, hai costruito un impero e di me, a me chi cazzo pensa? Ma vai avanti, per favore, voglio uno sfogo di quelli... Porco demonio! Di quelli da prima serata. Sono a casa, aspetta che salvo il letto. Bom. Dove è il letto? Dove cazzo l'hai messo il letto? Uno a destra e uno a sinistra, quello di sinistra è mio e quello di destra è tuo. Andrea, mi raccomando, entro oggi... Sto arrivando, sto venendo giù una pioggia... Ok. Ma non è vero. Qui non piove, a casa non pioveva. Orca puttana, che spavento! Ah, sei tu! Mica mi hai preso un infarto! Si chiama Infert. Allora, vai, sali sulla nave. Io bello, nudo. Allora, intanto, senza un per favore, non si va da nessuna parte. Per favore, mi porti alla mia lapide, te la pingo. Qua. Aspetta, che qua c'è da girare. Minchia, ragazzi. Non gira, Andrea, la barca non gira. Finché la barca va... Vai, Madonna, che palle, perché sto imbecille si fa ammazzare da due frecce. Ah, no, ma ho ucciso un colpo di spada. Era Cristo. Comunque, dopo per forza dobbiamo tornare con la barca. Con la barca in a casa. Per forza. No, andiamo avanti. Oh, non è che scende, dà un colpo alla barca, la spinge. Cioè, sta lì attaccato all'albero maestro, una polena. Vai. Che cazzo fai? Sali su sta barca. Aiuto, sto affogando. Che cazzo era? Non ci arriva, guarda che non ci arriva sto porco. Ok,
Minchia, sei in... No, ma c'è veramente, non sei in grado, c'è, ma è allucinante, ragazzi. Qui. La torcia ce l'hai? No, che dove cazzo la tiro fuori la torcia? Madonna. Vai. Dimmi se davanti ci sono gli scogli, che non vedo un cazzo, vedo un per cazzo. Favore. Mica c'è una sensibilità. Dovrebbe essersi gonfiato il mare, teoricamente non siamo in pericolo, teoricamente. Allora, però attenzione, perché gli scheletri secondo me sono ancora lì, quindi tu vai, ti becchi una freccia, muori. Quindi cosa abbiamo ottenuto? Quante volte è morto, maestro, ragazzi? Due? Tre. Con questa tre. Sì, ha un po' di... c'è un po' di clandestino, c'è un po' di Salvini, tutto ciò, però... Cioè, sembra un po' Tarzan dei capelli bianchi qui. Ecco, ci stanno già sparando delle frecce. Ma non so neanche da dove. Sono così performanti. Da sotto, sono sotto di noi. Le squadre anfibie, attenzione, eccola lì la mia balapide, fermati, è lì. La mia balapide. Andrea, che ti devo dire? Ma li vedi i nemici? Cioè, cos'è quell'affare lì? Che cazzo è quella roba che mi sbircia? Mica questo, se tocca la nave ti tocco la faccia. Ok, preso, vai. Madonna, fai mano, che dolore. Ma no, dove sei? C'è il nemico. Come, dove sono? Qua. C'è l'unico idiota con la torcia accesa in mezzo all'acquazzone. Non riesco a saltare, Non mi va il mouse. Oh. Beh, era uscito E, premi E e vaffanculo. Porco d'inci. Ma che stai facendo, Andrea? È spietato. Sto mangiando. Dammi shot. Mi sto vestendo. Ci toglie tre. A te. Addio, Andrea. Non vedo un cazzo. Ok, sali su sta cazzo di barca, per favore. Perché non riesco a salirci sopra, Dio po... Devi darti una grossa calmata. Spara le frecce, sti stronzi, Andrea! Minchia. Scappa! Mi sta spingendo la nave, arriva, ragazzi, questi mi distruggono. Vattene via dalla nave, me la rompono. Sti pezzi di fango. Ma li ammazziamo, per favore. Non vedo una minchia, non vedo. Non ho mai stato. Oh, li ho uccisi due. Dov'è l'altro? Dov'è l'arciere di merda? È qua. Non è un arciere qui. No, l'arciere è l'altro. Tu occupati di qui. Andrea, è un nemico solo, però. Uccidi l'altro. Stavo recuperando stamina. Ma non ho stamina, ragazzi, per fare niente. Ma che cazzo? Ma perché siamo venuti qua senza cibo? Cioè, gli ho detto, ce l'hai un po' di proteine? No. No, grazie al cazzo, hai fretta di correre alla palude. Ho detto, torniamo indietro. Dobbiamo prepararci meglio e farci del set migliore. Mi ha sprecato tutto per l'antico. Devo andare a piccoli passi in questo gioco. Non bisogna aver fretta. Torna a casa. Non riesco e torna a casa. Vai. Non riesco. Cioè, non viene fuori. Per usare il timone non sale. Ma sali dalla costa. Porca troia, che fastidio. Ma perché devi salire da lì? Ma perché cazzo devo fare il giro? Per un bug di merda. Sì, devi farlo il giro. Allora, fammi buttare tutto. Amen. Ma buttati tu la prossima volta. Cheat. Dai, torna a casa, Alessi. E due. Qua. Puoi fare un cheat che vola la nave, tipo Pianeta del Tesoro. No, più che altro sto pensando, Andrea, che non abbiamo cibo. Cioè, io non so. In realtà il cibo ce l'ho. Non so se sia sensato. Allora, torniamo a casa e esploriamo da un'altra parte. Allora. Sì. Però bisognerebbe tornare a casa, appunto. Quello è il problema. Oh, mezz'ora, ragazzi, ci siamo. Sì, tutta la live per tornare indietro, ci siamo. Questa è colpa sua. No, non è vero. Dai. Il ritorno è sempre più corto dell'andata. Pinga, per favore. E per forza dobbiamo tornare con questa cazzo di nave, perché sennò ovviamente dov'è il vento, Andrea? Puoi indovinare da solo dove cazzo sta il vento. Vai, davanti a noi. Remamma, sottovento, vai. Ora abbiamo anche dei materiali preziosi, quindi probabilmente qualche bestia degli oceani adesso sarà ci starà cacciando, perciò preparatevi, io ve lo dico già.
Vediamo quanta vita ha la barca. È a metà vita. Bene, bene. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Bene così. Allora, prepariamoci con gli archi, andrei a scacciarla via. La creatura. Cos'è? Uno scoglio. Uno scoglio. Cioè, tu non mi dici un cazzo. Ti rendi conto che non fai una minchia in sto gioco? Ma che non fai una minchia. Questo è il motivo per cui ho mollato Valheim alla certa. Perché non fa una minchia. Minchia. Cioè, è veramente lì a non far niente. Ma non ci vede, non c'è la mia davanti. Ma dimmelo, porca che cazzo ridete in chat? Porca puttana, è fastidiosissima sta cosa. Non c'è collaborazione. Cioè, sta lì, che cazzo guardi la chat? Che cazzo vuoi che dica in questo momento? Ma non stavo guardando avanti, ma non si vede nulla. Perché? Perché è notte. Perché è notte, comunque non è successo niente, raga. Non è successo niente. Stiamo affondando, vero? Una goccia, ma basta, una goccia di pioggia che colpisce quel chiodo e va giù tutto a picco. Manca come. Stiamo affondando? No. E allora? Ok, siamo nell'oceano. Sto cercando di guardare che cazzo viene davanti, ma non ci vedo una minchia. Vabbè, adesso siamo in mezzo all'oceano, non c'è bisogno. Vabbè, però... Almeno si è girato il vento. Mi puoi pingare, per favore, dimmi dove devo andare? Stiamo andando dritti, comunque, giusto. Ok, si è calmato il mezzo. Si è calmato... Oh! Oh, vedi, un po' di... Quindi questa è la prima rotta commerciale, ragazzi. Guardate che meraviglia. Sì. Stiamo tornando con delle materie preziose. Materie prime interessantissime. Lo stagno. Io uso sto casino per dello stagno. Andrea, cosa potremmo farci? Dei bellissimi pettini, penso che sia la cosa più utile. Dovrei farmi il set di bronzo io e un'arma di bronzo anch'io, perché se no non andiamo avanti. È anche lo scudo. Il rame ci sono dei giacimenti di rame vicino a casa. Sì, vicino a casa il rame c'è, quello non manca. No, c'è la baia dei relitti davanti a noi. Sì, è vero. Attenzione, gira, porco demonio, gira. Capitano! No! Tranquillo, so quello che sto facendo. Ok, sei andato fuori rotta, bravo. Allora vado dritto. No. Vai, guarda, continua che dritto, maestro, piano. Guarda che maestro. Non vedo un cazzo con sta vela di minchia. Ok, vai dritto, piano, ok. Continua così, drittissimo. E siamo a cavallo. No! Cosa no? Invece, no, non l'abbiamo toccato. Abbiamo fatto il pelo a uno scoglio in un modo. Quale scoglio? Ecco, adesso ce l'abbiamo davanti. Secondo me non lo colpiamo. Ma qua? Non lo colpiamo? No. Ma anziché scommettere con la morte, non puoi dirmi dove cazzo devo girare? Cioè, è allucinante, no, sto ragazzo. Guarda, li colpiamo, guarda, anche questo scoglio che c'è la macchinista. Non gli stiamo colpendo. Vai, a posto. Ma io non... A posto, è fatta. Dovresti girare un po' a sinistra però, perché sennò colpiamo la costa. Vai un po' più a largo, bravo. Andrea, ho il vento da sfavore. E allora stai qua. Devo per forza star così, sennò non arriviamo più a casa. Tu pinga e prima o poi arriveremo. Ah, quali avventure. Ahimè, grazie mille Rutvalhalla, grazie, sono Pietro. Inutile, ti distrai pure. Allucinante. Guarda come i cavalloni, guarda come cavalco le onde. Ok, non ho c'è visto niente scene peggiori con i pedalò. Minchia, io ho fatto una della scena di Tani col pedalò. Cioè, era tipo così in verticale il pedalò. Come si fa ad entrare su Telegram? Allora, fai richiesta al comune. Dovrebbero spedirti a casa la tessera elettorale. Poi voti le persone giuste a quel punto. Devi andare al CAF di quartiere. Il sondaggio lo ha vinto Andrea? Boh, non lo so. Non so chi cazzo è. Allora gira, che c'è bella costa davanti. Gira a sinistra. Non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? Cos'è? Davanti a noi non c'è niente. Niente. C'è la costa. Diventa una 4x4 la barca. Che cazzo è? Transformer. Non c'è niente davanti a noi, Andrea. Che c'è cazzo la costa. C'è la costa. Fidati. Guarda. Ma tu gira un po'. Bene. Ma tu hai la mappa aperta in questo momento. Ecco, guarda, certo. No, che è il cavallone, proprio. L'acqua, che la barca che ritorna giù. Adesso ne prenderemo danno. Ma non è vero. Minchia, ragazzi. Sì, ma che due coglioni, però. Ti hai voluto la bicicletta. Adesso pedali.
Sta cosa però di però non se poter non c'è il tasto gettalo in mare. È incredibile. Armato però... che vada giù a fondo. Sta roba di non poter trasportare i minerali nel portale me la devono spiegare. Gira. Ma se ci fermiamo qua a cacciare due o tre robe. In realtà siamo vicini a campo 1 qua, lo sai. Siamo vicini appunto. A Ictir. Siamo vicini allo spawn anche in realtà, potremmo andare a piedi. Non ti piace l'acqua? No. Vabbè, tanto il cibo ce l'ho, il problema è che non c'ho il fuoco. Se vuoi fermarti a accendere un fuoco un attimo, ti cuocio quello che vuoi. Lazzari Samuel, grazie mille, Rutu Valhalla, bestiaccia, grazie anche Chris. Minchia, la sensibilità del mouse che è sminchiatissima. Spara col cervo. Aspetta, sono il menù. Buonanotte, aspetta. Capito? La caccia è tutta un'attesa, è tutto un gioco d'ombre. Spara quel cervo. Preso! Ma cosa ha preso che ha ammazzato un albero? Vabbè dai, come sempre una serie di... Che diranno i vegani? Il cotechino era meglio vegano. Il cervo diranno i vegani, perché giustamente loro tifano per gli alberi. No, gli alberi in realtà loro li odiano gli alberi perché si cibano di alberi. Loro si cibano di roba vegetale, quindi ricordi logica... I cervi o i vegani? I vegani. I cervi vegani. Occhio! Grazie. Esplorando il corpo umano. Oggi ragazzi, occhio! C'è l'ascensore di parcheggio o di collisione la barca. Vai un po' a sinistra, no, per favore. No, dobbiamo cacciare, ho fame. Ma perché sta cosa? Sono rotto il cazzo. C'è un cervo lì che mi sta pigliando per il culo palesemente. Oh. Se me lo fai scappare. Bacio la terra. Dov'è? Posso ripararla senza workbench la nave? Cibo. Grazie al cielo. E tra l'altro abbiamo anche qua i Nyx. I Nyxon. Non l'ho preso. Tendo un po' a sinistra l'arco. Che male non fanno, ragazzi. Voglio vedere se posso riparare la situa. Cosa? La nave. Non puoi, Andrea, si serve il banco da lavoro. Ok, ho riparato la nave. Posso. Ho fatto il banco da lavoro. L'ho riparato. Ma trofeo di Nyx, figo. Non l'avevo mai preso. Voilà. Mi sa che non è mai esistito il trofeo di Nyx. Eccoci qua. Guarda che bello, sceglietevelo così, che esce dalle acque con la carne appena cacciata. E poi la butta a terra. C'ho anche i teschi qua, se vuoi. Ok, ho riparato la nave. Ah, bravo. Vedi. No, così ti voglio. Così ti voglio. Oh, sì, che collabori, basta. A me bastano queste piccole cose per il quinto video. Ma non è vero. Sono felice, io non chiedo molto. Ecco, magari se adesso scendessi e spingessi la nave... Addio! Mi ha fregato. Vai. Casa? Basta seguire la costa. Qua siamo vicini a campo 1. Adesso lo vediamo. Sulla vostra destra potete vedere il nostro primo campo. Ma se noi andiamo dall'altra parte del fiume, dovremmo circonnavigare la prima isola. E esploriamo un tantinello. No, la palude c'era di là. Volendo ci può andare anche scendendo. No, vabbè, dobbiamo andarci. Io non andrei a quella palude. Andiamo a un'altra palude. Magari ce n'è una più vicino a casa. Eccolo campo 1. Lo vedi la prima casa? A destra. Sì, via Brombei se dobbiamo chiamarlo. Sì, dove ci siamo conosciuti. La nostra prima casa, ragazzi. Comunque l'isola è vicina, siamo vicini in realtà. Dovremmo già vederla a casa. Merda, da buttare. Cazzo in cui, cosa inquini? Ma che cazzo me ne frega me. In modo goliardico, Twitch. Me ne frega moltissimo. Pensate che io non faccio neanche la differenziata, faccio l'indifferenziata perché non butto la spazzatura, cioè allucinate, rendetevi conto. Io non sporco. La differenziata. Quindi è indifferente che io butti o no in cassonetti diversi l'immondizia, perché non ce n'è. Cioè, capito? Tu c'hai tipo il cestino come Minecraft, il cubo di lava lì nell'angolo della cucina. Cervi. Scusa. No, ma non è possibile, certo. Ho sbagliato tanto.
preso! No! Cazzo. Quello su sport, che inventiamolo. Guarda, guardate il porto, guardate il porto della nostra... Ma che meraviglia, la nostra isola. Lì pronto ad aspettarci. Incredibile. Guarda che bello, guarda che bello. Mario, adesso esplode. Bangkok, pare. Cioè, hai capito perché sto ridendo? Incredibile, sì, ho capito. Che rallenta, ragazzi, 500 km da me. Mica, siete proprio delle Sì, delle tu sta zitto che c'è una profondità di campo. Delle madri mancate, oh. Mamme, è arrivato l'arrotino. Arrota i figli. Arrota allora, coltelli, forbici. Se avete del gas nella vostra cucina, gas, noi togliamo la cucina. Vi lasciamo il gas. Aia. Che cazzo hai fatto? Ho distrutto, sto distruggendo. Aia. Sto affogà. Che bello sto bacino di carenage. Non riesco a salire, aiutami, spiana un po'. No. Ma come faccio a salire? Ti guardo morire. Sono preso un Ma lancia, dammi lo stagno, condividi l'onere. Boh. Ok, buttalo di nuovo. No, lo portiamo di qua e lo facciamo sciogliere. Mettilo, cuoci, scalda. Scalda. Boh, quanto altro stagno c'ho? 17, minchia, tantissimo. Dovrebbe esserci una quantità, non c'è bisogno di della carbonaia, Andrea. Qua abbiamo... A me fa molto ridere, apprezzo molto quando mischiano l'italiano e l'inglese. Aggiungi wood, mi fa molto ridere. Ma non hai detto che ti dava fastidio? No, adesso mi fa ridere. Allora, questo qua... No, mi danno fastidio gli inglesismi, non quando mischi l'inglese e l'italiano. Vado a cucinare, va. Eccoci. Vai, cucina. Perfetto, ragazzi, guarda che meraviglia. Incredibile. L'hai messo tutto lo stagno? Tutto no. Quello che potevo, Andrea, ne ho messi 10, purtroppo. O facciamo un altro... abbiamo un altro cuore di Sterling, di Sterling, volendo. Possiamo fare un'altra fonderia, se vuoi. No, in realtà fa niente, aspetterò. Perché l'attesa del piacere. Non lo pensi anche tu? Non ho più voglia, Andrea. C'è un moto di stagno anche qui, in realtà. Non ho più voglia di ripetermi, non ce la faccio più. Vabbè, dai, fanne un'altra, mi sono già rotto. Aspetta. Non riesco a prendere le robe da... Ma l'ho preso? No, ma qua c'è del cibo. Oh, mi dai quanta pelle di cervo hai? Uno. Me ne dai un po' che... Uno, non è che te ne do un po', te ne do uno. No, ho me uno ne dai... ho uno, non posso fare altro, ho uno. A posto. Cosa ti stai forgiando? Vorrei forgiarmi i pantaloni di bronzo. Si sta forgiando i pantaloni. Pantaloni a piastre di bronzo, ok, mi manca il bronzo, vabbè, adesso me lo faccio. Dovremmo fare qualcosa anche per potenziare il banco da lavoro, in realtà, lo sai? Ma mi sa che non si può fare, ci serve il ferro per fare l'altro step del banco di lavoro. No, il banco da lavoro, non il banco, non la forgia. Ah, di boh, non mi ricordo, adesso 5 pelle di cero, 24 di cero, 16, minchia che tu coglione. Farmare il ferro sarà molto interessante. Il secchio anche di rame sarebbe interessante per la forgia. Adesso andiamo a fare un po' di... adesso vado a fare un po' di rame. Anche perché mi sa che non basta neanche sì, per... Sì, ma qua ci mettiamo una vita ad andare ad aspettare il rame. Non potevi fartela prima, sta cazzo di arma? Hai ragione, che ti devo dire? Questo è Minecraft quando... fatto bene, sì, ragazzi. Quando uno ha ragione, ha ragione. Allora, stagno qui. Beh, come caga nel mente. Vabbè, vado a farmi un po' di rame, vuoi venire? Per forza, vado io, tu stai qua. Tanto... Ah, io sto qua. Ma tanto non servi, no? Una volta che lo farò, vabbè, cucinerò, dai. Bravo, allora metto bravissimo. Ah no, la roba di troll posso farmela, aspetta. No, io me l'ho fatto il coso, il cappuccio, tutto rifatto il mantello. No, sì, posso farmi il cappuccio perché abbiamo ucciso gli scheletri, mancavano le ossa, infatti. Ok, mi faccio il cappuccio. Ah, non potresti farmi il mantello, no? No. Il martello in realtà non serve a niente, diciamolo chiaramente, io. Perché almeno faccia pandan, perché avere sto cappuccio blu e il mantello marrone, poi si sa che il blu e il marrone insieme non mancano, possono i pantaloni e poi dopo possiamo pensare a un'arma di bronzo anche per me. Di bronzo. Mi sa che mi faccio la spadina di bronzo. Io comunque tu. Ragazzi, vi faccio vedere cosa penso io. Secondo me, in questa direzione qua... Cosa penso io?
questo punto qua per me c'è qualcosa, potrebbe esserci la palude o qualche altro bioma, quindi senza andare tanto lontano dall'antico, per me non c'è bisogno. Non è raro nella prima isola. No, non è nella prima isola, Andrea. Noi abbiamo già lasciato la prima isola. Siamo già in mezzo al mare lì, noi, dove abbiamo fatto casa. Ah, ma non era che comunque c'era vicino all'altare dell'antico c'era la palude. L'abbiamo vista l'altra la volta scorsa, che c'erano gli alberi della palude. Quindi dovevamo tornare dall'antico. Non vado però dall'antico, punto, perché non c'ho voglia di rifarmi 7 chilometri di andiamo dall'altra parte, esploriamo l'altra zona. O costruiamo una forgia lì sul posto, vicino al portale, così almeno... Ah no, è vero, perché anche i lingotti non possono passare per il portale, è vero. Poi serve per forza la nave. Che fa? No, ma la nave ci... Allora, apri la mappa, anziché andare a destra andiamo a sinistra. Troveremo sicuramente qualcosa. Tu vai a raccogliere un po' di rame, se lo trovi. Sì, ma raccolgo anche un po' di cibo, perché qua si è messi di merda, Andrea. Cioè, non stiamo più... Il miele, prendi ciappa sul miele, chissà quanto cazzo di miele c'è. È vero, il miele lo metto... Quello va bene anche mangiarselo così, senza stare a... Ma dura poco il miele, perché appunto essendo zucchero lo bruci subito. Perché è realistico, un gioco realistico. Direi quasi iper realistico. Ok, un po' di miele che metto, che nascondo, metto chi da parte. Chi di voi, ragazzi, in chat sta giocando Valheim? Ah, Valheim. Ho visto un Telegram che se lo sono comprati in tanti, perché abbiamo fatto venire voglia molto. Minchia, beh, abbiamo un botto di miele, 50 di miele qua. Direi di mettere un po' sulla nave e usare quello come cibo, Andrea. Ah, dici? Sì, perché non serve. Ma pietra inutile? Buttala via se non serve. Però è pietra. Ce ne abbiamo in 200 qua. Prima o poi servirà. Ma qualche cinghialotto? Qualche cinghiale? Qua non c'è. Qualche cinghiale da che ci può dare un po' di carne, no? Quando serve la carne, non si... Quando serve, l'ho detto. Quando serve la carne, non la trovi, allora. Vabbè, qua sta continuando a cuocere. Cuocio un po' un po' di carne che mi è rimasta. Ma ragazzi, se c'è la possibilità di fare i server custom, tutti voi che avete Valheim, facciamo il server Coptivood, che praticamente vivrà grazie a voi. Possiamo costruire città incredibili, guerre tra fazioni. Quello che mi piacerebbe è fare le guerre tra fazioni, sarebbe veramente figo, ragazzi, fare due eserciti. Gli slot nei server, in teoria, tipo, se fosse come Rust, almeno 120 persone in un server custom dovrebbero entrarci. Non lo so, sai. Speriamo li abbiano abilitati, perché veramente sarebbe bellissimo. Su Rust mi ricordo che 120 o 90 persone massimo. Sarebbe bellissimo, ragazzi. Potrebbero fare proprio le città. Sarebbe una figata, ragazzi, davvero. Sempre che si possa fare, però, perché magari... No, in teoria, sulla carta sì. Però finché non ci sono i server grossi, no. Finché non si decidono a fare i server custom, appunto, che poi non si chiamano server custom, si chiamano server premium, anche a pagamento, per carità, che comunque devono sostentarsi in qualche modo. Beh, di rame non lo trovo, mi sa che gli giacimenti che c'erano qua alla Foresta Nera li abbiamo già presi. Per ora massimo 10 persone, cazzo poco. Troppo poco. Vabbè, noi in realtà non sono poche 10 persone, però per quello che abbiamo in mente noi sì. No, sono pochissime, Andrea. Appunto, ripeto, in giochi come Rust puoi entrare in 120 sulla stessa mappa. E in Rust la mappa è molto più piccola di questa. Sì, è vero, perché non so se ve l'ho fatta vedere, ragazzi, ma la mappa è questa, eh. È gigantesca. Tutta procedurale, ovviamente. Cioè, è enorme sto gioco. E tra l'altro. E qua abbiamo tutte le terre del ghiaccio sotto le terre del fuoco. Ai confini ci sono le terre devastanti. Facciamo casa sulle terre del ghiaccio. Allora, aspetta un attimo che c'ho roba. Roba. Cazzo, io sto andando in giro con la chiave per aprire le cripte. Vabbè, ma la chiave è comunque... Bene, non, se l'ammazza è finita. Vabbè, cioè, ti rimane con quell'inventario. Non ce l'ho io. Possono entrare tantissime persone, anche 1000, l'ho già fatto, ma con che quali server? Quelli... ci saranno dei set tipo Amaci, quelle robe lì, i server custom. No, ma state parlando di Rust? Di Rust, ok, sì. Sì, vabbè, su Rust sì, se vi fate il server appunto vostro, dipende dalla potenza del vostro PC. Là possono veramente entrare tante persone, però lì sono server premium che voi noleggiate, pagate il canone mensile, che se non sbaglio tipo sono $19 al mese per tenere il server attivo. E quelli sono server premium. Noi parliamo di server custom. Dice che forse intendeva proprio Valheim, Andrea. Oddio, Valheim, 1000 persone. Non ho mai visto una roba del genere. Ho i miei dubbi, ragazzi. Secondo me 1000 persone l'avete sparato un po' grossa. Magari con
Sistemi peer to peer, una ventina magari, sì, mille la vedo dura, ragazzi. VPS, eh? Cazzo vuol dire VPS? VPS, ok. Che cazzo è? Nuovi corrieri? UPS, no, 100 sì, intorno ai 100 sarebbe ottimo, che poi in realtà, ragazzi, 100 scrivi è il picco massimo. Scrivi il nome del gioco, per favore, perché non so di che cosa tu ti stia riferendo, perdonami. Virtual 100. Server Machine, ok. Capito, okay. Però, figa. Ragazzi, allora non sì, penso, non sono server, sono server custom. Non penso sia una roba fattibile, perché dovresti avere il tuo PC H24 per avere il server sempre attivo, cioè non è bisogna che lo facciano loro, gli sviluppatori, che mettano a disposizione i server custom loro, così anche quando noi spegniamo il computer il server è sempre attivo, non dobbiamo esserci noi. Sì, ma la VPS sono server custom, non è di Valheim, no. Ragazzi, no, non sto parlando con te, sto rispondendo a Luigi. Dovrebbe è un server custom, cioè tu paghi, ragazzi, per avere un server tutto tuo, ma non è di Valheim, capisci? Non è degli sviluppatori, è comunque un server custom, poi tu lo te lo customizzi, ci fai entrare chi vuoi. Però figo che si può fare, se si può fare ottimo, grazie. Ci informiamo, qualcosa proviamo. In realtà, ragazzi, non è che il 100 è il massimo, ma in realtà potete essere anche più di 100, perché non tutti loggeranno alla stessa ora, cioè quello è il nesso di avere 100 slot. Magari 200 persone del nostro Telegram, che poi non dovete essere per forza sub, 200 persone dei nostri iscritti vogliono giocare a Valheim nel nostro server. Gli slot però sono solo 100. Ci sta, magari ci sarà l'ora dove c'è il pienone, quindi 100 slot saranno tutti occupati. L'ora magari dove loggano in meno, quindi possono loggare più persone. Ci sta, alla fine sono sempre stati così i server, cazzo. No, ragazzi, Twitch non c'è. Vabbè, ragazzi, voi che riuscite a vederla live, ditelo agli altri in chat, perché sicuramente non ci sentiranno. Se non ci vedono è normale, ragazzi, non sta funzionando Twitch. Ci dispiace, stasera va così, veramente. Ecco, però sta cazzo di cosa di star qua a minare mezz'ora per prendere 10 di rame e fa girare le palle. Ma non possiamo farci un piccone di rame, scusami. E così di bronzo, che forse ci mettiamo di meno. Prima di farmi un piccone di bronzo, fammi fare una spadina. Che poi, di tra l'altro, ci serve per forza, se non sbaglio. In realtà, sai che forse penso di sì. Perché dobbiamo prendere per il ferro, ci serve il piccone. Vabbè, comunque prendi più rame possibile, così ti faccio tutto. Mi si è rotto il piccone, arrivo. Beh, perfetto. Che cazzo è casa? Di qua. Ah, questi bug. A me funziona bene per ora, ma infatti a me non ha dato problemi Twitch, però Andrea ha detto a me non va un cazzo, qualcuno ci ha scritto prima della live, Dino è finita, noi ci stiamo adeguando, per adesso roba sono... che va un po' a singhiozzo, ragazzi. Quanto mi piace ammazzare nei videogiochi, ovviamente nei giochi, Mix, esatto. Intendo. Sì, ah, sì. Eccoli qua i cinghiali, finalmente. Vabbè, faccio quello che devo. Ossia? Le frecce. Che è sta musica? C'è una strana musica adventure. Adventure? Sì, sì, la classica di Valheim, ma di sfondo c'è un violoncello qua. Tum, 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 tum. Che è Crash Bandicoot? Sì. Portogallo. Io penso che... dica Portogallo a Quaco quando lo raccoglie. Andate nelle ferrovie per il rame, basta un accessorio. Ferrovie? Dello Stato? Sì, sì, basta un accessorio a quanto pare, Andrea. Minchia, per... Ah, sta roba la butto via, ragazzi, anche se sono materiali utili. Oh, vedi? Vedi quanta roba, quanta bella roba? Hai raccolto qualcosina per me? Preso un po' di cibo e quanti di rame? 15 di rame. Bravo, bravo, trovatevelo così. Però Andrea, il problema è che non con 15 di rame possiamo fare 15 di bronzo. Noi cuociamo, ma con 15 vediamo... di bronzo, cioè per io non so quanto, prova a vedere quanto costa fare il piccone di bronzo, per favore. No, vabbè, gli attrezzi costano serve. Poco. Io più che altro vorrei la spada, i pantaloni posso anche rinunciare ai pantaloni di bronzo, però un'arma di bronzo la vorrei. Allora, piccone, allora la spada, minchia. Piccone di bronzo 10 lingotti, siamo fuori di testa. Capito? Te l'ho detto. Beh, guarda che è la roba più utile. Il più utile sono gli strumenti. Comunque la puoi usare come arma il piccone. Vabbè, potrei farmi la lancia. Guardate che bello, meno. Guardate di notte che bello vedere i ponti, ragazzi. Ma che meraviglia, guardate. Di notte sono guardate cosa ho costruito.
In realtà è un'idea mia. Incredibile, ragazzi, incredibile. Sì, ma l'idea senza la mano che la disegna, che la costruisce, è inutile, non serve a niente, guardate. Hai proprio ragione. Quanto cazzo è bello. Come c'è, hai proprio ragione, non c'è niente da dire, hai ragione. Poi è inespugnabile sto villaggio, l'avevamo constatato l'altra volta. Ponti costruiti con i cheat. Cittopia la chiameremo, la città. È vero, Cittopia, sei un ma genio. Vi infastidisce questo, ragazzi? Vi infastidisce che utilizziamo i cheat. O vorreste vedere 7-8 ore di costruzione? Voi su Telegram che flexate le costruzioni, che cazzo state usando? No, no, sto facendo una domanda seria. Vi dà fastidio, ragazzi? Cioè, non prendeteci in giro. Vi turba questa cosa? Cioè, c'è un ragazzo su Telegram che è bravissimo, perché è un architetto mancato, che ha costruito una megalopoli incredibile, però vuole farci credere che l'ha costruita tutta senza cheat. Borgo 3 cheat. No, esatto, ma guarda, vi spiego come utilizzo i cheat. Io i cheat li faccio in questo modo. Ad esempio, devo costruire la casa, utilizzo tutti i materiali che abbiamo scoperto finora. Cioè, io potrei benissimo costruire direttamente delle tettoie fatte in pietra, per dire, che sono anche esteticamente più belle. Però non lo faccio. Semplicemente costruisco con i materiali che abbiamo scoperto fino ad adesso, quindi quelli che ho disponibili nell'inventario. E fammi parlare! C'è 3 ore per spiegarlo. Ma sto parlando! Materiale accessibile, che cazzo vuol dire? Cosa vuol dire materiale accessibile? Vuol dire che non facciamo il ferro. Ma cessati tu! Vuol dire che se non facciamo il ferro coi cheat, perché non possiamo arrivarci. Perché sennò volendo potremmo già farci il set di ferro coi cheat. E lo faremo, ragazzi. Ma non sto parlando del... Io non sto parlando del ferro del cazzo. Io sto parlando delle costruzioni. La città, parlando della costruzione della città. Quindi stavo dicendo, costruisco solo quello che si può fare con i materiali che abbiamo trovato. Quindi il legno, è tutto quanto fatto in legno sta roba. Beh, in realtà non proprio tutto in legno. Posso farti una palla e ti affossi da solo? Questo non mi sembra legno, questo mi sembra paglia. Questo qua ti sembra legno, guarda. Questo incudine ti sembra di legno? Comunque stavo dicendo, ragazzi, non usiamo i cheat in modo rotto, cioè non rompiamo la partita. Prendiamo solo i materiali che ci metteremo tanto tempo a raccogliere, tipo appunto il legno. Ecco, ma vedi, perché invece lui ripete la stessa identica roba, cambia qualcosa, è servito qualcosa, lui ha aggiunto molto al discorso, capite? Quindi lui mi ha interrotto per dire un'altra cosa che non si è capito un cazzo. Cioè, allucinante, vai a dormire immediatamente. È giorno. Dormi, subito. Sei giorno. Vai a dormire. Ma è giorno. Dormi, che giorno è? Dove cazzo lo vedi giorno? È notte, vedo una minchia. Ma perché così lontani i letti? Vuol dire qualcosa questo? Li ho allontanati sempre di più, Andrea. Prossima volta che entri avrò fatto un'altra isola per te, con un letto solo. Fammi un'altra casa, bro. Ti senti riposato come dita 5. Ragazzi, in quello che ha detto che non ci capiva un cazzo. Guarda che ha lasciato il cibo qua. Ma è un deficiente. No, in realtà quello è il tuo. Perché ma io è cotto un deficiente. Io ho cotto di qua. Io ho cotto, quello se è il tuo. Il fuoco sotto la posizione di cucina. Perché? Ah, qua non va? Allora metto di qua. No, perché hai spento il fuoco, è spento. Devi accendere il fuoco. Ah. Aspetta che ho lo stomaco pieno da... da risveglio. Comunque non possiamo comunque andare senza il coso di bronzo, non possiamo fare niente effettivamente, adesso che ci penso. Per questo dobbiamo fare piccone di bronzo, andare per forza, quello è più importante. Allora mi faccio la lancia di bronzo e costa meno. Vado a risparmio. Dammi il rame che vado a cuocerlo, è vero, dammi il rame. È verde il rame, te lo sei mai chiesto? Ma che ne so, sarà perché sarà quel colore del minerale, dell'atomo, ma che cazzo ne so, l'ossidazione del metallo, ma cosa vuoi? Le impurità. Troppo poco. C'entra Wutan, che cazzo c'entra Wutan adesso? Le impurità, comunque è troppo poco, ragazzi. Comunque sta bene. Allora questo lo metto qua, a posto. Aspetta che ti... Non mi sembra ottimo tenere... Aspetta. Cioè, allora, mi fai un favore. Fai un giro delle ceste. Tutta la pietra che c'è nelle ceste la butti, per favore. O ci fai delle cataste. Perché ogni cesta che apro c'è pietra in eccesso. E non c'è mai spazio dicendo? per un qua non c'è niente di qua pietra. Qua no, perché l'ho tolta io prima. Vai a vedere nelle altre ceste, quanta per pietra favore. È? 15.
Al massimo fai delle cataste, perché nelle ceste occupa spazio. E che cazzo le fate le cataste di pietra? Io non le ho fatte. Ma non c'è pietra, appunto, Andrea. No. Qua. No, falle le cataste, che sono più comode. Vabbè, e facciamo ste cataste. Perché sennò occupiamo spazio in un minuto. Cioè, che spazio utile nelle chest. Qua. Oppure butta la pietra, che tanto non. No, no, la teniamo, perché poi servirà quando dovremo fare tutto quanto in pietra, appunto. Ah, ma è accessibile la pietra. Ma che cazzo vuol dire? Cosa significa? Vuol dire che è un materiale che possiamo farmare anche adesso. Adesso riusciamo a farmarlo, la pietra e il legno. Invece il ferro, no. Materiale che abbiamo già scoperto. Non ce la faccio più, ragazzi. Però effettivamente non capiscono. Ma chi sta pacchetto? Ma di chi sta pacchetto? Non capiscono chi? Di chi che stai dicendo? Allora, qua. Pelle di cervo, via. Questo cibo è mio. Ce ne vuole. Questo lo metto qua. Due di pietra la tengo lì, così lo sposto. Questo mi serve. Vabbè, sentite, tanto allora. per farsi due piume, due frecce, le piume le tolgo. A posto, è fatta. Perché c'è del ferro lì buttato per terra? Non era ferro, era bronzo, perché ero pesante. Del metallo buttato per terra? Ero pesante. Io spero tu stia facendo il piccone. Sto facendo il bronzo. Cazzo, cos'è che serve? No, serve il nucleo di legno, di pino. Ma porca troia. Vai, entra nel portale e portamelo, per favore. Ma stai facendo quello che devi fare, vero? Faccio il piccone, sì, porco Giuda. No, perché mi incazzo, seriamente. Ah, ti incazzi? Sì, perché se fai altro che non serva a niente per il tuo ego di merda smisurato. Ah, attenzione. Se hai bisogno di qualche consiglio per la VPS server, per Valen, quando vuoi senza impegno, ti do dei consigli se ti fa piacere. Certo, grazie mille, bestiaccio. Non compro niente. Perché ci serve fare un server... Ma io l'unica roba che spero sia fattibile è che questa partita si possa convertire in server per più persone, perché non vorrei che poi alla fine bisogna ricominciare da capo. Se bisogna ricominciare da capo, il personaggio con tutte le statistiche ti rimane in realtà, anche se lo porti su un'altra mappa. Abete Pino. Ebete Abemus Pino. Minchia, 10 di bronzo, però non so se ce la facciamo ad arrivare a 10 di bronzo. Vuoi che prendo altro bronzo e altro rame? Eh no, perché non posso. Non posso, Andrea. Nel senso, posso, potrei, ma tu per tu sto facendo tu. Il bronzo io. Sì, ma tu che per cosa l'hai usato il bronzo in questo momento? Per niente, lo sto usando. Per arrivare al piccone, ce ne abbiamo 6 per ora. Sto continuando, vediamo se basta. Non l'ho usato per niente. Mi sono fatto il cappuccio da troll, che non serve il bronzo, serve le ossa da pelle di troll. Ma tu, per che cosa l'hai usato il bronzo? Dimmi la verità, Andrea, perché niente, so che l'hai usato per qualcosa. No, c'ho il cappuccio di... L'unica roba nuova che ho addosso è il cappuccio di troll. Guarda la lancia che è di selce bianca. L'unica roba nuova che ho addosso è il cappuccio di troll. E non serve il bronzo, ce l'ho tutto in tasca. Comunque un'arma te la puoi fare, basta che non costa... No, la lancia costa 6, non basta. Facciamo prima il piccone. Ho messo qua il nucleo di pino, dentro sto cesto. Guarda che sto cazzo di carbone di merda, ecco, l'hai preso tu, vabbè. Ma scusami, ma io ho fatto una cesta qua a fianco per metterci il carbone. Cioè, più facile di così. Ma 7 di bronzo. Ne mancano 3 per fare Tieni. Il piccone. Se ne va. No, ma è allucinante, ragazzi. Vai, dai, dammi il rame. Metti questa cesta. Boh, dei deficienti. È finito il rame? Quanto cazzo ci vuole? Come è già finito il rame? No, ce ne sono ancora 5 che vanno qui. Aspetta, forse posso. Ce n'è ancora grezzo lì da qualche parte. No. Ah, ma io ne ho uno di rame. Come cazzo è arrivato? Ficcalo dentro. No, aspetta, ho sbagliato. L'ho messo. Cazzo. Ma come c'è? Come. Vabbè, ficcalo dentro. Tieni. Ficcalo dentro. No, ho proprio già fatto. Lingotto di rame. Ah, bello fresh. Non so da dove cazzo sia arrivato. Allora. Bronzo. Presto Dio. Stavo per fare i chiodi per sbaglio. Per cliccare veloce.
Ah, potremmo anche metterli qua. Ma perché il miele è qua in ste ceste? No, ragazzi. Lo so, la prima cesta libera che ho trovato. Ma non qua, ma cosa c'entra? Qua ci vanno gli oggetti, Andrea, non ci va il cibo, scusa. E allora mangia nel cesso e caga in cucina. Che cazzo vuoi che ti dica? Ma di cazzo se ne frega di sto ordine di merda? Chi se ne frega, cazzo? No, si deve sbrigare però sto cazzo di RAM. È una vittima di se stesso, cioè, ma fate qualcosa. Attenzione. Manca uno, ce la faranno i nostri eroi a fare un piccone. Aspetta che sposto. Ovviamente lo uso io il piccone di no. No, no, il piccone lo devo usare io, ti spiego perché. Non sei capace. Col cazzo. Lo devo usare io, Andrea, perché tu veramente non sei in grado. No. Non funziona così. Tu c'hai l'ascia di bronzo e c'ho il piccone di bronzo. No, ma non lo devi usare come arma, eh. Però mi sta venendo in mente una roba. Quali erano le torce che erano buggate? Quelle sul ponte. Tutte quelle quelle sul lì ponte. Sono fatte col bronzo. Se io le distruggo quelle bagate, dovrebbe ridarmi di bronzo. Infatti, almeno magari posso riesco a farmi anche un'arma. Minchia, guarda, vedi chi cazzo spreca il bronzo fare quelle merde. No, ma si sono accese. No, sta zitto. Le sfondo tutte quelle torce. No, si sono accese, quindi basta, non sono più le bagate. Le sfondo tutte quelle torce del cazzo. Si sono accese. Le sfondo, guarda. Le sfondo, fidati, E spelli il secondo giocatore. No. No, proprio adesso che sto riuscendo. Ma che ha il maestro? Non lo so. I suoi genitori mi hanno contattato più volte cercando cercando una soluzione. Dopo te la prendi con me e spreco le. Allora, che cazzo serve per farla picco? Legno nucleo, vai a prendere le tre del legno nucleo, per favore. E là a fianco a te, dentro quella cesta. Dov'è? Qua, l'altra cesta. Bugiardo. Ok, faccio il piccone. Però potrei farmi anche la lancia, già che ci sono. La lancia era 8, ma io te l'avevo fatta, cazzo, se non si fosse buggato. La lancia era 6. Però vabbè, faccio il piccone. Ma se vuoi la coicita la ripigliamo su. Vabbè, effettivamente la lancia, ragazzi, perché la lancia l'avevo fatta, poi si è buggata sul pavimento, è andata non si capisce che cazzo è successo. Senti, fai la coicita, va, per cortesia. Però non so come si chiama in inglese, che cazzo? Spear. Aspetta. No, ragazzi, qua non stiamo citando. Effettivamente la lancia di bronzo l'avevamo fatta, ma si è buggata. L'ha buttata a terra e si è tipo inglobata. Allora, aspetta, spawn, bronze. Ma non so se funziona. Potessi fare anche il ferro, perché anche il ferro c'era buggando. Eccola qua. No, ha tirato fuori il bronzo. No, fermo. Questo non possiamo usarlo. L'ho gettato in mare. Aspetta, ho un'idea. Torno subito. Ah, lo nascondi così almeno non vado a prenderlo. Beh, non guardo. Facci chiodi così a buffo. Vado, ci vediamo dopo. Vado a mettere il bronzo in posti dove... Che cazzo è successo? Sei vergognoso. Dov'è finito il bronzo? Oh! Ma dammi il bronzo! Dov'è il bronzo? Non ce l'ho, ti giuro. Ragazzi, ci ha rubato il bronzo! Ti giuro che non ce l'ho. Vabbè, è un lingotto, lo vuoi? No, è certo che me lo devi dare. Non dobbiamo fare quello. Vieni qua. Eccolo. Ma tu dimmi sto bastardo, ragazzi, ma è incredibile. E visto che però, che maestria nel rubare, non te ne eri manco accorto. No, ma ti è andata di culo che ti è ritornato nell'inventario. Ma smettila, ma su, ma... Basta buttarla anche qui. Quindi, e non potevo raggiungere qualcuno mi va a cercare al volo, ragazzi, su internet, se potete, il nome della dello spawn che devo fare. Quindi la lancia di bronzo ha un nome specifico, però non me lo ricordo in inglese. Bronze spear, per forza. Ho già provato e viene fuori il bronzo. Brass spear? No, è brass. Brass non è brass, sicuri? Come axe, no. Vabbè, vado a cercare io. Abbiamo capito, ragazzi, che è difficile comunicare con... Vai. Tu andrai a leggere la chat mentre che cercano di darci una mano. No, non è spia, ragazzi, la porco Giuda, ma ci ascoltate quando parliamo? O state lì con calma. Non sono arrabbiato veramente, sono solo deluso. Non è colpa vostra, ragazzi, è colpa sua che si aspettava troppo. Non ascoltare, cazzo. Non ascoltate, più forte di voi, non ascoltate. Tanto ho visto le armi nuove che hanno aggiunto, sono fighissime. Ha messo un botto di roba fighissima, veramente. Oppure sai cosa fai? Se non c'è il comando, ti fai 6 di bronzo e la craftiamo. Beh, anche effettivamente.
effettivamente facciamo anche prima. No, però serve, cosa serve, dai? Allora, no, serve, l'unica cosa che non possiamo raggiungere è il bronzo, perché per fare la lancia serve legno normale, bronzo e cervo. Cioè ci manca solo il bronzo in realtà. 6 di bronzo e la possiamo fare. Il legno normale ce l'abbiamo, la pelle di cervo ce l'ho. Forse è cresciuta la live. Aspetta, ah, cos'è, la bronze? Come? Come che sia della... Ah, qua sulla dashboard mi dice errore. No, qua sta... No, no, sta andando. Ho scritto bronze in inglese. Come cazzo scrive bronze? Sbronzo lì. Come prima, fai comparire 6 lingotti e la craft. Ma era 6 bronze e non viene fuori. Vabbè, fallo per 6 volte e prima o poi, cioè, prima 6 lingotti. Boh. Vai. Spawn, e vabbè, spawn, bronze, 1. Ma perché prima? Ah, forse lo scrivono dopo il numero. Spawn... 5, scrivi 5. Puff. Posto? No, ne ho 4, me ne servono 3. Te ne ho dato 1. No, ne ho 4. Ne ho dati altri 4, ne hai 5. No, ne ho qua, fidati, ne ho 4, non sto scherzando. No, ragazzi, ma vedete come con lui proprio bisogna imbrogliare. Cioè, capisci cosa intendo? È allucinante. Ragazzi, wow, vuoi che faccio la foto? Ne ho 4, te lo giuro. Senti, guarda, ti do tutto il bronzo che ho. Falla tu, la lancia e dammela. Così almeno sai che non baro. Vai. Infatti, ne ho 4 comunque. Non so. Quindi, quanti cazzo me ne dati? Ne ho dati 4. Ne mancano 2. Ne servono 8? No, ne servono 6 per fare la lancia. 8 per fare la spada. Ah, la 8 era la spada. Però faccio la lancia e ne hai rubati altri 2. Ma porca troia. No, non le ho rubati, te lo giuro. 7 ne ho adesso nell'inventario. Ma perché? Ma dov'è che va la roba? Ma che cazzo, scusa, ne sono? Sto capendo. No, non ce l'ho nell'inventario stavolta. Allora, vabbè, la lancia. Mi vai a prendere 2 pelle di cerva e 5 di cerva. Allora, il cervo ce l'ho. Passamela. E le 5 di legna. La legna va a rompere la catasta. Sì, veloce. Ragazzi, se non funziona Twitch, ripeto, non è colpa nostra, mi dispiace. Provate a refreshare, scrivete in chat agli altri, refreshate sta cazzo di pagina, abbiate pazienza, ragazzi. Purtroppo stasera va così. Allora, lancia di bronzo, forgia. Adesso abbiamo uno di bronzo in più. Tieni. Vabbè, buttalo. Prendila. Ma che bella che è, tra l'altro, bellissima. Adesso dammi il piccone a me. Allora, fammi buttare questo. E l'ha data, mi ha dato la lancia. Allora, forse non ci siamo capiti. Mi serve il piccone, Andrea. Aspetta, che devo recuperare l'altro piccone. Allora, dove l'ho buttato? Ma che stai facendo, Andrea? Ah no, ce l'ho io, me l'hai dato a me per errore. Dammi l'altro piccone d'oscio, allora. Vai. Entro oggi, eh? Oh. Intanto ti scarico tutta la mia merda, così la butti tu. Vai. No, ma scusami, che fastidio. Vabbè, senti, ho capito. Che fastidio. Vado a buttarla a mare. Ma basta usufruire dei cheat. Allora, via questo. Via questo bronzo che non dovrebbe esistere. E via la lancia di selce. Anche se poi crepando forse sarebbe più stato intelligente. Cioè, evitare di fare queste stesse cose. Potevi metterla. Ma sti cazzi. Il piccone lo vado a sostituire qua. Questo lo vado a togliere. No! Che cazzo quello di cervo! Ma porca troia, ho buttato il piccone di cervo pompato. Vabbè, puoi rifartelo. No, serve le ossa di Ektir. Basta che ti rifai Ektir, che cazzo ci vuole a rifarsi? Certo, basta rifarsi una boss fight di 15 minuti. Cosa vuoi che sia? E niente, bisogna sempre ancora utilizzare i cheat. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo. Ma ce l'ho io quello, ma c'è quello di bronzo che è migliore di quello di cervo. No, ma se lo fa, basta, allora. Quindi dev command leva i cheat. Cioè, guarda, c'è un barone. Cioè. Quindi teoricamente dovrei, perfetto. Ok, basta. È ritornato tutto come prima. Ma perlomeno abbiamo il piccone di bronzo. Ottimo. Tu hai le armi giuste. Sono tra un quarto d'ora. Dobbiamo chiudere, Andrea. Quindi io direi adesso, per favore, cerchiamo ste cazzo. Se live su YouTube la chiamiamo usiamo i cheat. No, perché? Perché abbiamo usato i cheat. Voglio però vedere una roba. Voglio vedere cosa. Quale arco, quale scudo possiamo fare? Ah, quello di bronzo fa schifo. Mica 10. Fa cagare il brocchiero là. No. Dai, saliamo sulla nave. Allora, a questo punto conviene, per i pezzi grossi d'armatura, conviene farci. Perché il ferro si trova in quantità molto di più del bronzo, secondo me. Cioè, basta trovare un dungeon e trovi ferro a palate. Allora, in questi scrigni vuoti possiamo metterci quello che vogliamo, in realtà, Andre. Però io ci ho messo. Ci avevo messo prima un po' là. Due tre cagate. Fermo. Aia, l'occorrente di un altro portale ce l'abbiamo. Eh no, sì.
Vabbè, comunque. No, dobbiamo però portarcelo, Andrea. No, più che altro, vabbè, gli occhi di nano in legno di betulla è facile. Il problema sono i cubi di Surt. Ma quelli ne abbiamo. Allora, basta occhi di nano e cubi di Surt. Leggimi quanti sono da prendere. Uno, penso. Uno? Legno di betulla dovrebbe essere qua da qualche parte. Credo, spero. Pregiato. No, il legno pregiato non c'è. E non abbiamo gli occhi di nano. Merda. Vabbè, ma qui ci trovano. No. Non abbiamo gli occhi di nano. Cheat. Ah no, 25. Eccoli qua. Legno becco, legno pregiato è qua. Dammelo. Apri. 9. Vediamo un po' cosa cazzo roba serve per fare questo teletrasporto qua. 2 cuori di surte, 20 di legna pregiata. Ma mi ricordavo uno, ma come 2? I prezzi sono aumentati, Andrea, i prezzi sono aumentati. L'inflazione, che? Comunque, per sicurezza io lo corrente di un portale lo terrei sempre dentro la nave. Ci serve 20 di legna pregiata. Minchia. Sì. Vabbè, andiamo a farci una betulla, dai. Vabbè, ma andiamo dove dobbiamo andare e sgancia tutto là dentro, vai, bravo. Vai. Allora, pinga. Come si fa a pingare con il tasto? Il tasto delle allora io andrei di qua, vedi? Odino ping, qua, sì, più o meno in sta zona. Quella zona lì, quindi torniamo indietro. No, cioè abbiamo il vento contro, perfetto. Bene, vai dall'altro lato allora, vai, fottiamolo così il mare. No, non ce l'abbiamo contro, come non detto. Ragazzi, si esplora, si scopre. Qui, quindi si localizza, si geolocalizza. Via. Oh, là. Gonfia ste cazzo di vele. Guarda, mezz'ora. Saluta a casa, Andrea, che la rivedremo tra la vita. Sì, non la rivedremo più, probabilmente. Perché ti verrà voglia di fare casa da un'altra parte. Ah, è vero che nome di, che nome del che cazzo dopo questa parte che non mi vengano più i dati di punti, non mi vengono più dati i punti canale. Vabbè, ragazzi, c'è Twitch col singhiozzo. Può succedere, comunque vi verranno dati a fine live. Stavo dicendo, come cazzo si chiamava il portale che poi dopo non funziona? Oh, come l'avevamo chiamato? L'antico casa, uno dei due, Andrea. No, però vabbè, l'altro va disattivato. Dovevamo chiamarlo casa prima di partire. Porca cazzo. Puttana, torniamo indietro. Vabbè, no, vola, ti aspetto qua, vola un attimo. Fai una volatina. Vabbè, ma qua si sta abusando veramente di sti cheat adesso in maniera... Sto scherzando, dai, fa niente, chi ce ne frega. Come fa niente? Dobbiamo per forza dobbiamo farlo, Andrea. Basta. Hai fatto un errore, conviveremo con questo. Ma non possiamo, fare il teletrasporto. Guarda, lascialo morire in pace, In mezzo al mare. In mezzo al mare? Stai fermo, Andrea, volo. No, ma non si può abusare così tanto dei cibi. Ma perché sei così? È colpa tua. Come colpa mia? È colpa di tutte e due. Allora, come chiamo? Chiamo casa, cazzo ne so. Il portale chiamalo casa, sì, così almeno quando facciamo l'altro scriviamo casa. Aiuto! Non hai più i poteri, Clark, che è successo? Non lo so, non riesco a volare! Oh, torna la barca! Dai, nuota. Ma non me li ha attivati? Da che nuota? Vai indietro, Andrea, soffoco! Come cazzo ci mandi? Veloce! Si scappa il morto qua! Ok, stai fermo, A false? Ah, cazzo, perché... Vai, da prima. In mezzo al nulla, vai. Arrivederci, arrivo. No, ma che bello, qua c'è una pietra... Una runa, okay. Pietra runica in mezzo all'isolotto, che bello, figata. Dov'è casa, oh? Stiamo abusando dei cheat, ragazzi. Di chi era quello? Su TikTok non va la live, va, boh, ragazzi. Che cazzo non è successo? Ci avranno bannato di nuovo subito. Oggi un po' alla brutto dio, ragazzi. Ragazzi, ma che roba incredibile. A posto, dovrei aver sistemato su TikTok. Confermate. Dai, i due cuori ce li abbiamo, ragazzi. Aspettate. Sì, comunque non siamo più quelli di Mephist. A posto, via. Grazie per il feedback. Cittoni, dobbiamo. Allora, sì, dobbiamo. Ma io quasi quasi farei anche una dormita, Andrea, già che ci siamo. Voli anche tu a casa. Come cazzo torno io con la No, nave. Allora, aspettami lì. Cos'è che devo fare? Mi sono dimenticato. No, dai, torniamo, andiamo. Cambiare il nome del... Scrivere, allora, devi scrivere casa in minuscolo, poi
torni qui, curviamo la nave e che torniamo anche ma perché? Allora che cazzo mi hai fatto tornare indietro? Ma perché cioè, ormai tanto la dobbiamo chiudere, che cazzo andiamo a fare? Ma che dobbiamo chiudere, Andrea? Ma manca ancora di tempo? Allora l'ho chiamata a casa il portale. Vabbè, allora non torniamo indietro, dai, andiamo a esplorare. È certo che andiamo a esplorare. Bravo, hai rotto allora, aspetta tutto. Che... leve shit. A posto. Via. Siamo contro vento, non ci posso credere. Grazie, non ci posso credere. Grazie ad Akshin per la pazienza dimostrata in questi frangenti. Ragazzi, vi rendete conto che saremmo dovuti tornare? Cioè, no. Vabbè, vai, rema. Vai, un po' di lavoro manuale. Vai. Sceglietevelo così. Manuale? Sì. C'è della terra lì, Dove? Un'isola. Davanti a noi. Girasse il vento. Allora, andare qui. Ma io quasi farei così, guarda. Almeno abbiamo il vento a favore, perché sennò... Andiamo in pieno oceano così, bene, mi si è rotta la torcia, crafto l'altra. Meraviglia. Vai. Esploreremo tutti i sette mari navigabili. Vabbè, ma perché sette poi? Non l'ho mai capita questa cosa. Che serve il portale se poi dovete tornare indietro con la barca? Come che serve? Allora, la barca serve solo per i minerali, perché i ragazzi i minerali non possono essere teletrasportati. I portali servono per nel caso dovessimo... C'è un pesce palla, Andrea! C'è un pesce palla, l'hai visto? No, lo stambecco, dov'è? No, non l'ho visto. No, un pesce palla, non ho detto stambecco. I portali servono nel caso in cui dovessimo morire lontano da casa, perché moriamo, torniamo a dire rapidamente dove siamo morti. Sì, in sostanza facciamo così, ragazzi. Il viaggio veloce lo facciamo con il portale, il viaggio lungo con i minerali, quindi la rotta commerciale la facciamo in barca, perché è capibile, sta cosa del fatto che si debba usare per forza, cioè i minerali non possono essere trasportati, perché sennò la meccanica del mare, ragazzi, che alla fine è carina, verrebbe praticamente uccisa. Basta farsi portali ovunque e non prendi più la nave. Però mai. Ti dico, bastava fare i portali un pochino più in là nel gioco e comunque tu potevi utilizzarli per spostarti da una parte all'altra, perché secondo me comunque farsi avanti dentro con la nave può diventare una rottura di coglioni, sì, se ti fai sempre lo stesso tragitto, capisci cosa intendo dire? Perciò per forza dovrai utilizzare la nave per esplorare nuove terre, quindi io avrei fatto in modo tale che i portali magari li sblocchi più successivamente, più in là nel tipo la terza boss fight, però una volta che li hai sbloccati puoi fare avanti e indietro con i minerali, perché così non ha, sinceramente non ha senso. C'è un portale che non porta, che cazzo porta, di portale è? Hai buttato giù il qualcosa tu? No, è l'arco Scrouse. Andrea! Che? Andrea, c'è uno di quei bestioni! No, ragazzi, questo dovete vederlo. Ecco quella lì, Lingbach, quella di God of War. Sì. La balena isola. Attenzione, qua forse crepiamo, ma vale la pena. No, ma dovrebbero essere mansueti. Sì, mansueti il cazzo, perché con l'aggiornamento magari si tramuta in un... Boh. Piano, non spaventarlo. Vedete che lancio una freccia. Vedete che gli lancio una freccia per... Non disturbiamolo, gli lancio una freccia. Era una battuta comunque, non capisci un cazzo. Allora, sopra questa creatura ci sono delle croste. È lui. E tu, è una tartaruga? No, non è una tartaruga, è una balena. È una specie di balena. Una balena, sì. È un cetaceo. Non sembra, ma ragazzi, ma è una creatura. È una bestia. Poi senza dire, ci saliamo sopra? Sì, è per forza, però dobbiamo poi ritornare alla nave. Guarda gli occhi lì, madonna, che inquietante. Ma ci sta fissando però. Aspetta, la prima volta che l'abbiamo visto, che io ho notato prima gli occhi. Scusate. È un'isola pesce. Figa, Andrea, ma porca puttana. C'hai. Veramente. Sto affogando. Chissà perché stai affogando. Aspetta, che si alza l'acqua. Allora. Abyssal Barnacle. Allora, aspetta, sto volando, Andrea. Che cazzo succede? Cosa succede? Anch'io sto volando. Allora, dobbiamo prenderli insieme. Sì, crescono gli alberelli. È un po' buggato comunque. Ancora. Oh, sto cadendo giù. Che cazzo succede, Andrea? Sì, stai attento, non camminare dove non aiutami. Devi. Continuo, sono in caduta perpetua. La luce perpetua, amen. Allora, vai, veloce! Perché succedono robe? Presto! No!
No! Io con quello di cervo che cazzo posso combinare? Chitina! Orca! Miseria! Che schifo! Nocchi a fuoco! Nocchi a fuoco! Non voglio morire così! Ah. Madonna! Dai, Andrea, su! Sali! Okay. No, ho lasciato tutte le risorse! Passa a sinistra, passa a destra, prende la roba, veloce! Sali, 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 dai, dai! Cimbad! Via, via! Vai! Che meraviglia! Bellissimo, Cimbad diventa... Celeri, celeri, perfetto, perfetto, ah, perfetto, che lavoro pulito! La squadra su 8, ok, metto tutto nella stiva. Adesso ci perseguiterà per tutto il gioco. C'è un'abissata incredibile. Bellissimo. Eccellente. Bellissimo. Quindi cos'è che hai preso? Ce n'è un altro, Andrea. Dove? Ma è pieno. Ah, fianco a noi, sulla destra, così quasi io ne approfitterei, sai. La colonia è ben trovato. Vai, vai, vai. Alla fine la chitina serve per fare la roba per le barche. Dovrebbe farci fare il l'arpione che è utile contro le bestie di mare. Forse si può anche pescare il pesce. Ma sicuramente hanno sbloccato roba in più. Se me la metti nella stiva, poi che la prendo nell'inventario per vedere che cosa ci tira fuori. È tutto nella stiva. Speriamo che non si bughi di nuovo, perché non so che cazzo è successo prima. Ah, l'esplorazione dei mari, che bello. Allora, se vuoi salgo solo io. E tu tieni la macchina accesa. No, perché ci serve Andrea a farlo insieme, secondo me. Allora, aspetta che devo trovare un punto dove effettivamente ha senso attraccare, tipo qua. Sennò si sfonda la barca. E piano, piano, ho fatto. Ok, questa non sembra qua. Ok, qua non è buggata, ok. Ok. Guarda, c'ha una ruga. Ah, no, non è una. Come c'è una runa? Sembrava una runa, ti giuro. Allora, insieme, questi io farei questi qua, Andrea. Questi qua che sono belli grossi. Insieme. Vai, io faccio questo. Uno, due, tre. Vai. Madonna. Ok. Io gli devo la metà, però. Con quello di terra. Oh, non va giù. Andato, andato. Non sei ancora svegliato. Lama degli abissi. Che figa. Sì, si può fare la spada, quella del mare. Allora sì, assolutamente, Andrea. Certo, va farmato, allora, vai. Chitina, vai di chitina. Praticamente lo stiamo ripulendo, in realtà, gli stiamo dando una mano. Abbiamo fatto due metri e ne abbiamo trovati due. Quindi alla fine o abbiamo avuto un culo della Madonna. No, credo che con gli aggiornamenti li hanno un attimino pacciati anche questi. Trovi proprio il branco, probabilmente. Penso di sì. Sarebbe bello se fosse giorno sta minchia di gioco. Così potessi in grado di farvi vedere qualcosa. Non è mai giorno. Ma Andrea, ma ci appiamo su ancora? Non sei inabissato? No, mi sa che non ce ne sono più. No, è pieno. Ma no, qua ce n'è uno. Qua che ci sono questi grossi, vieni qua. Non ci vede un cazzo. Andrea, non stai prendendo niente, Andrea, guarda il gioco. No, ecco. c'è la live nera. Come c'è la live nera? Sì, c'è la live a schermo nero. Sì, si sta inabissando, Andrea, via. Oh Cristo, la barca è lontanissima. Ragazzi, ci spiace, ma non dipende da noi se non vedete la live. Il tocco esplosa. Ancora? Ma non è vero. Oh, stanno continuando a scriverlo, non so che cazzo... Micchia! Aiuto, non sotto la barca! Micchia! Sali! La scala! Ok, vai. Stava ribaltando tu. Porca puttana! Madonna! Ti prego. Allora, metto che brutta idea. Stiva. Vai. Cerca la terra. Ok, ecco, calma. Metto nella stiva pure io la roba. Oh, 38 di chitina non abbiamo mai avuto, Quindi non dobbiamo crepare, Andrea. Vabbè, la roba con cui rimane nella nave. Siamo proprio in mezzo alla scena. Ragazzi, la vedo anch'io dalla dashboard della live con lo schermo nero. Mi spiace. Ma io qua su TikTok vedo che sta andando, però. Ragazzi, è un po' un casino oggi. È difficile, complicato. Se non vi funziona e segnate solo la nostra voce, ragazzi, non dipende da noi, non dipende da voi. Guarda cosa c'è davanti a noi, Andrea. Vediamo la montagna? No, la palude. Sì, è lì. Dici? Sì, dici. La palude, non vedi che sono le.
Oddio, mi sembrano alberi della foresta nera. No, quelli. No, è la palude. Ma che cazzo dici? Sono gli alberi della palude, sono per forza quelli. Ah, no, ok, mi sono comparsi adesso, non li vedevo prima. C'ho il PC più scrauso del tuo. Però non so quanto sia grande, che cazzo è stato. Non so quanto sia grande, sinceramente. Proviamo a dare un occhio prima. L'imprende è trovarlo, non è manco tanto lontana in realtà, da casa. Oddio. Beh sì, effettivamente è più vicino. Non è lontanissimo. È piccolissima. È un'isola che fa da paluarda, è un'isola che fa un pezzo di palude. Però magari continua dietro, aspetta. È possibile, sì. Ma basta che abbia un dungeon, non me ne frega niente se... Prova a circunnavigare nel mezzo. Sì, avviciniamoci, vediamo un attimo. Attenzione, perché qua potrebbero esserci i serpentoni, perché la palude solitamente nasconde i mostri di mare. No, più che i serpentoni ho paura di quelle cazzo di api. No, ma non è nella palude, sono nella prateria. Della pianura. No, pare che non ci sia niente su sta palude. Cioè, c'è la palude, ma non c'è niente. Quindi dobbiamo andare avanti. Un po' piccolina. Perché praticamente è su una striscia di terra minuscola con dietro il primo bioma. Però quello è un Draugr, o sbaglio? No, è un Draugr, sì. Boh, non lo vedo un cazzo. Eccole. Hanno attaccato roba nuova sugli alberi. Che cazzo è quella a fare lì? Probabilmente roba merda velenosa. Cioè. Guardala. La vedi? Sì. Però non c'hai una freccia? Vai, per la scienza. Che diavolo è quella roba? Oh, questo mi piace del gioco. Scoprire, ragazzi, scoprire roba nuova. Questo che mi piace di Valheim. Allora, secondo me ci andiamo qua dietro, c'è un'altra palude. Sta laggando male. Sì, se continuiamo qua di qua forse ce n'è un'altra, aspetta. Ci serve proprio un bioma bello grosso di palude. Sto per vomitare, mi sta venendo il mal di mare. Sboccare l'anima. Ah, comunque ho 106 di vita, sono fortissimo. Non vedo altra palude, Andrea. Nessuna palude all'orizzonte, no, sono le 23. Non ricordai di sta musica, ma non so perché. Potremmo, volendo accamparci, fare un portale e vaffanculo. No, vabbè, il portale però si distrugge e lo si ricollega. Perché non c'è niente, in realtà. Quindi io direi di... Speriamo, facciamo un attimo, vediamo se riusciamo a fare il giro. Al massimo giriamo la nave e torniamo nella prima isola. Eh sì. Minchia, guarda qua che infame sta costa. Guarda quanti cazzo di scogli ci sono. Vedo. Qui di notte affondi, cioè, matematico. Ma cosa facciamo? Costeggiamo quest'isolotto qua? Guardo qua sì, a sinistra. Mi sembra piccolino. Sì, costeggia un po', mi sembra piccolo come. O è una penisola gigante. Secondo me dietro c'è la palude. Ah, lì c'è un seme. Siamo già dall'altro lato. Lì c'è un seme di merda. Quello parrebbe essere una grotta di un troll. Volendo. Sì. Guarda, con la vista sul mare, si tratta sì, bene. Si tratta benissimo il troll, complimenti. Andrea, però qua siamo contro vento, che due coglioni. Io eviterei, francamente. Possiamo provare ad andare qua sulla destra. Secondo me non continua più di tanto sta isola. Cioè vedi, ci sta già tornando indietro di lì la costa. O è una penisola minuscola, un pisellino di terra, o è un'isola piccola. È un'isola molto piccola, Andrea. È un'isola molto piccola. Allora giriamo. Sì, là guarda che è già curva di là la costa, vedi. Giriamo e andiamo di qua a destra, Andrea, secondo me qua c'era più roba. Pisellino di terra, sì. Termini nautici, ragazzi, se non li conoscete ci dispiace, perché in realtà fanno parte delle fondamenta della storia umana. Anche l'Italia è il pisellino dell'Europa, alla fine, essendo una penisola. Il troll è un po' abusivo. Ma no, ci sta lì sulla spiaggia. I Caraibi. È incredibile, è vero. Guarda, Venezia. La laguna veneta, sì, Caraibi e Venezia sono più o meno la stessa cosa. La laguna veneta mi ricorda, in realtà. Allora, mi destreggio. Palude, gigante, trovata. Eccola. C'è pure una runa lì. Allora, io farei... Mica quanti nani. Io farei attenzione, perché qua, secondo me, bisogna... Ma che bello qua, va, che figata. È veramente figo, sì. C'è anche casa qui. Dobbiamo fare. No, qua facciamo. Dobbiamo... Non dobbiamo far casa, ma dobbiamo fare. Oh, minchia.
Minchia, minchia. Tranquillo, tranquillo. Ricordi Austin Power, minchia. Un po' attenzione. Io Andrea mi metterei. Che cazzo. Presa in pieno. Mi metterei qua, da qualche parte. Allora, di non qua, così. Non troppo vicino alla palude. Quindi io mi metterei di qua. Guarda, sì, qua, su sta costa che ci viene davanti, vai. No, ma lì è anche già troppo. Qua su quest'isola, che così i nemici non vengono a rompere i coglioni. Facciamo qua il portale. Prendiamo due, tre. Quello stagno, volendo. Ah, cazzo, però cos'è che ci serviva per il portale? Niente, non ci manca la betulla. Ah, è la betulla che non è minchia, e la betulla non si trova qui. Ma porca la betulla troia. Si trova nel primo bioma. Dovremmo andare. Ma minchia, Andrea. Vabbè. Ma vabbè, un cazzo. È un modo di dire, vabbè. Cioè, vuol dire che dobbiamo trovare il primo bioma. Legna pregiata di. No. Ma dobbiamo fermarci prima. Cheat? No, ti prego. Cioè, no, veramente mi passo la no, voglia. No, aspetta, usiamo un attimo il cervello, perché secondo me qua... Intanto qua io segnerei il posto come... Sì, segna. Portale. Portale, punto di domanda. No, qui va benissimo, secondo me. La palude, scriviamo, è buono. Facciamo qua a casa, in sostanza, su questo pezzettino qui. Ma forse, Andrea, non vorrei dirmi inchiate, eh? Ma se noi andiamo di qua, guarda. Sì, forse c'è un pezzo forse di... Forse c'è un pezzo di bioma. Quelli non sono mica... No, quelli sono pini, sempre. No, minchia, quando... No, là, guarda, là. Davanti a noi, li vedi? Quelli sono i faggi. Là è il primo. Ma non è quello che ci serve per la legna pregiata. Magari c'è anche una betulla. No, non c'è nessuna betulla. Ci serve proprio la prateria. Dobbiamo prendere la barca, Andrea. Vabbè, facciamo un giro di là, dai. Così già che ci siamo vediamo anche quanto è estesa sta palude, che mi sembra veramente enorme, ragazzi. Allora, nella palude si muore. Io ve lo dico già, ragazzi. È piena di insidie. È uno dei bioma peggiori. In realtà in altri biomi è anche peggio. Ti vorrei ricordare la montagna con quel cazzo di lupi. Sì, ma i lupi li soffrivi tanto tu. Io ho sofferto molto la palude proprio. Come... Anche la pianura con i goblin che ridono. Ah, lì sì, quello sì. Però cazzo, finirci dentro. Vabbè, quando arrivi nella pianura, in realtà dovresti essere già OP. Ma se tornassimo dietro di noi, cosa c'è? No, ma io sai dove andrei. Siamo avanti, bloccati. Proverei a costeggiare sta palude qui, vediamo fin dove... Continui. Siamo bloccati, Andrea. Incagliati? Che meraviglia, la forza della natura. Ci sta spingendo la pioggia, incredibile. Aspetta, oh! Non lasciarmi qui! Vai. Andrei avanti, fidati di me, vai punta qua al ping e costeggiamo di qua. Sì, siamo contro vento, a remi, con la tempesta, a fianco alla palude, con nemici che se ci vedono ci shottano. No, vabbè, ma i draugher in realtà sono abbastanza lenti. Ti ricordo che ci sono anche le streghe nella palude. Ma le streghe sono più nell'entroterra, è difficile averle nella costa. Sì, difficile, l'altra volta ci sparavano le pozioni, i proiettili di veleno dalla costa, però. Minchia, non sto neanche mangiando, tra l'altro. Ma nella vita vera? Anche. Non abbiamo cibo. Scusate, ragazzi, scusate. Buono, io adesso, da questo preciso istante, ho finito tutte le proteine. Bravo, anch'io. Nel mio inventario, quindi siamo fottuti. Vabbè, appena poi si fa il portale, si può tornare indietro, cacciare, fare quel cazzo che vogliamo. Possiamo anche tornare indietro a dormire quando facciamo un portale. Bella madonna, dove cazzo stiamo andando? Non lo so, però davanti a noi vedo degli alberi. Questa palude è gigante, promette bene sta palude. Molto bene. La segno nel dubbio. Sta cazzo di legna pregiata, dobbiamo fermarci 5 minuti sulla costa, ci siamo dimenticati. Perché c'hai fretta, cheat. Ma che c'hai fretta, mi sono dimenticato, non è che c'ho fretta, è proprio una testa di merda. Che quel cazzo di tuono ci sta per spezzare la barca. Ok, davanti a noi forse... No, è ancora foresta nera quella. Sono pini? Mi sa di sì, sono pini. Sì. Che due coglioni però. Cioè adesso vuoi vedere che la parte difficile sarà trovare delle cazzo di praterie. Ci opino. Minchia, sta palude è enorme. Sì, che solitamente così grossa non l'abbiamo mai trovata, eh. Ok, no, mi sa che vedo dei faggi davanti a noi. Forse è... prateria. Confermami, li vedi anche tu? No, non sono faggi. E non abbiamo il vento, a favore. Secondo me sono faggi. Andrea, sono pini. Come pini? Sono pini, non so che cazzo stai vedendo tu, ma sono così davanti a noi, abbiamo dei pini. Che cazzo è quella roba? Eh sì, è la foresta nera, c'è uno dei semi dell'albero. Foresta nera.
Gira, gira, mi sa che siamo in un golfo, sì, è un golfo. Minchia, poi dobbiamo tornare indietro, madonna, madonna. È voluta la bicicletta. Cosa? Si è piegata la vela, la vedi? Ma non importa. That's real surf. Sì, wind surf. Il surf. Aspetta. Pregate. Qua a destra non c'è un cazzo. A destra ci mettiamo una vita per arrivare dall'altra parte. Sì, c'è il mare aperto di là. Chi l'è? Lori, grazie mille per essere stato tu. Eccola la prateria, eccola forse. Non vedo un cazzo. Penso di sì. No, ma dove la vedi la prateria? Allora, tu veramente, cioè, io non so che cazzo hai negli occhi. A me sembrano faggi ogni volta che li vedo quelli. Oh! Che? È girato la barca da sola. Siamo in mezzo alla tempesta devastante. Sembrava calamitata. Si sta spingendo contro uno scoglio. Oh, eccoci qua. No, Andrea. Cosa? No, Andrea. Cosa è successo? Mi sa che siamo arrivati dove non dovevamo arrivare. Ah! Porca troia, le pianure no. Ah, le api dove sono? Veniteci a shottare. No, eccola là, ci siamo anche gli... No, ragazzi, no, siamo morti. È così che ci no, muore. No, Andrea, cioè... siamo morti, via, fuori dalle palle. Torna indietro, curva. Se ci vede una Vespa, siamo fottuti. Sì. Io lo sapevo che finiva così. Però vabbè, io me la segno, io sulle pianure qui. Segnatelo, guarda che lì ci sono i leoni di mare spiaggiati, lì, che belli. Bellissimo. Allora, cerco di stare abbastanza distante, magari... No, ma ci vede, figlio. La Madonna! Guarda che lì c'è una barca arenata, un segno, un palese segno. Sì, tornate, eccola la Vespa, la vedi? La vedo. Guarda i goblin, minchia. Minchia, il flash del vietro, torna indietro. No, aspetta Andrea, perché qua davanti invece c'è il bioma classico. Vedi, sugli alberi. Se vale la pena rischiare. No, vabbè, basta stare lontani, non è che c'è tanto da fare. Stiamo lontani, andiamo dall'altra parte, prendiamo legno di betulla, torniamo indietro e facciamo il portale. Le ultime parole famose, io non scendo. E non scendere, che ti devo dire? Guarda lì la betulla, è pieno zeppo di betulle. Siamo fottuti, ragazzi. Siamo fottuti. C'è finito, adesso troviamo il nostro vecchio villaggio. Ti immagini? Mindfuck. Minchia, mindfuck. Che cazzo è? Cos'è? Che cazzo ci è saltato dietro la schiena? Non lo so. Ho visto anche un'ombra nera e malvagia. Madonna. Madonna, che mare forse 8. Ma ancora pianure, si dice? Sì, aspetta. Aspetta prima di andare. Sono sempre pianure. Allora, ci vuoi rischiartela? Facciamoci la bella stella. Distruggi quella betulla e torni subito indietro. Subito. Allora, stai sulla barca, Sì, sì, io controllo. C'è un'ape lì. Vedo la Vespa lì. Minchia, i traui. Vai, veloce, fidati. Veloce. Vai. Scendi quella bella betulla più sottile. Aspetta. Ragazzi, questa è una missione suicida. Potrei morire. No, potremmo perdere tutto. Se ci becca la Vespa qui, rompe la nave. Allora, in realtà non è difficile ucciderle. È lui che proprio non è capace. Basta pararsi con lo scudo. Eccola, sta arrivando. Questo equipaggiamento è finito. Minchia! Ti leva tutta la stamina questo equipaggiamento. Ma ha tolto tutta la vita, Andrea! Sono morto! Sparagli qualcosa, ti prego! È finita, ecco, lo sapevo. Minchia, manco il tempo di avvicinarci alla... Porca È finita. Io sono andato a deriva nel mentre con la zattera. Cheat. Allora Andrea, sei l'ultima speranza. Devi continuare ad andare avanti, non ti devi fermare. Continua ad arrivare avanti. Cosa faccio con la nave? Vai avanti con la nave, ok? E cerca un posto con la betulla. Anzi, col cazzo. Non posso portartela io perché mi servirebbe la lascia, sennò te la prendevo io. Un posto sicuro dove fare il portale. Trovo le più delle pianure. Minchia, dall'altra parte del mondo, Andrea. Tu sei lì, attivo. Appena posso attivo. Ma come cazzo lo attivo il portale se non ho lasciato il bronzo? Devo aspettarti qua, Andrea. Devi aprire un portale e basta. Ma io non posso rompere le betulle, non ho lasciato di bronzo. Cheat? Come cazzo facciamo, ragazzi? Vabbè, torno verso il mare, va. Comunque ben trovato un continuo. Andrea, no, non far cagate, per favore. No, stai lì. Mi allontano dalla pianura perché sennò rischio anch'io. È impossibile. Vai coi cheat, usa i cheat. Attenzione, no, ragazzi, ci siamo, dai, Andrea. Ci perde il gusto del gioco, secondo me, così, dai. Bisogna trovare una soluzione, però, secondo me.
Allora, la soluzione è farmi. No, il pesce troll. Ecco. La soluzione è che tu mi aspetti lì e torno. E torno anche verso casa, è l'unica. Ho capito. E poi cosa fai? L'unica. Ritorniamo. E poi ritorniamo alla tua lapide. Senza cheat è l'unica cosa da fare, questa. Oppure torno verso casa, prendiamo il legno di Betul. No, è lui, ragazzi, è l'unica che io torni con la nave dove è lui. Perché sì, è l'unica che tu ritorni qua. Vabbè, sto tornando comunque. La Madonna, sai quanto ci vuole? Un'ora. Ci vuole un'altra live per farlo. Ci vuole un'ora tutta per tornare indietro qua, ragazzi. Tutta. È infattibile. Hai almeno il vento a favore? Sì, il vento a favore ce l'ho. Per una volta che navigo, c'ho il vento a favore. Beh, in realtà sono già arrivato. Guarda. Ha detto fa nulla, vola. Andrea, allora stai fermo che arrivo, che cazzo devo dire? No, ma secondo me si perde un po' il senso del gioco. Ho capito il senso del gioco, però se me lo dicono loro in chat, mica me lo faccio dire due volte. Sto arrivando, sto sbagliando strada, ma sto arrivando. Ma no, ma lo faccio la prossima volta, tornavo indietro io e ci rincontrerò la prossima volta. Si perde anche un po' il senso dell'avventura se per ogni problema usiamo i cheat, no, secondo me. No, per questa morte specifica, Andrea. Ma no, ma allora per ogni morte usiamo i cheat, cioè dai, per me è stata una cazzata. È la rovina di tutto sono i cheat, non c'è niente. Per me è stata una cazzata usarli adesso, ragazzi. No, cioè, ma non li sto usando, sono fermo, sta calmo, fermo. Allora non usarli. Se per ogni minimo ostacolo usiamo i cheat, viene anche una serie un po' del cazzo, secondo me. Io concordo al 100% con te. Al massimo stacchiamo così, nelle prossime puntate io dovrò affrontare il mare, tornare indietro e tu sei lì. Certo, e quindi un'ora che guardano me fermo nudo sotto la pioggia mentre te che sei lì ad affrontare il mare. Certo, se vuoi faccio la live io la prossima volta. No, bisognerebbe fare come avevamo fatto l'altra volta, ti ricordi, con i due schermi. Era un puttanaio. Ma si potrebbe anche fare in realtà. Non sarebbe una cattiva idea, verrebbe una cosa più carina che usare i cheat, secondo me. Andrea, stanno dicendo di volare, dai su, stavolta facciamo così, la prossima volta la sistemiamo. Stai buono lì che arrivo. È inutile, effettivamente è inutile. Io non sono d'accordo, le cose vanno affrontate da veri uomini. Ma guarda le montagne. Il problema dei cheat è questo, li usi una volta e poi dopo sei tipo dipendente dall'usarli. Io per le costruzioni, allora io metterei però una clausola da adesso in poi. Per le costruzioni i cheat vanno bene, ma per il resto sinceramente non li userei più. Oh, minchia. Perché sennò veramente... Si perde un po' il gusto delle cose, secondo me, ragazzi. Allora, se mi vedo nudo volare sono io. Completamente fuori rotta, tra l'altro. Però vabbè, ma infatti dove cazzo stai andando? Ho vinto a favore, almeno. Allora, mi fermo. Sono qua. Sì. Comunque la nave doveva riportarla indietro, quindi... Dove stai andando? Torna indietro. Sono fermo io, la nave che sta andando da solo. Devi girare. Ma come cazzo? Tu come la guidi? Come sei arrivato fin qua? Sono fermo, non sono al timone. La ma nave girala, che gira la nave, torna indietro. Dobbiamo andare a prendere le mie robe. Io vado a prendere le mie robe. Allora vai, guido io, vai. Minchia, ragazzi, è difficile. Sali su. Ma come cazzo hai guidato fin qua? Quindi tu hai lasciato andare, non hai controllato. Ma è incredibile. No, è ovvio che ho controllato. Ma appena sei arrivato mi sono staccato. Ok, sali, vai, sto tornando indietro. E sali, sto andando a prendere le mie robe. Sono morto. Addirittura col volo. È come se non fossi mai crepato, Andrea. Quello è il concetto, no? Ma secondo me secondo me è una cosa che non andava fatta. Perché è un errore di esplorazione che abbiamo fatto e dovevamo pagarlo. Cioè, il gioco si basa anche su questo. E dobbiamo mettere una clausola ai cheat, ragazzi. Secondo me solo vanno bene solo nella costruzione. E basta. Torna qua con la nave. Per queste cose qui, sì, sto tornando. Ovviamente controvento, ragazzi. Non ci manca niente. Da esattamente questo preciso punto continuiamo. Sto tornando remando. No, non era previsto morire con la Vespa, ragazzi. Era previsto morire nelle pianure. Perché è stato un provarci, sinceramente. Pingare che non vedo un cazzo, ok. Pinga dove sei? Ma bravo, mi vedi sulla mappa dove sono? No, sono controvento. Per remare devo mettere solo una freccia. Però vero? Cazzo, quanto tolgono le Vespe, è allucinante. Ma il problema è anche se ti pare. Allora, forse però da qui vedo. È diventata notte, perfetto. Vedo che c'è un boschetto poco più là. Quindi... Ma è durato un cazzo il giorno. Ma non è che non dura un cazzo. Il problema è che. Siamo in Norvegia. Arriva però. No, ma è che a parte quello sicuro. Ma arriva sempre. Figa se sei lento, Andrea. Sto remando. Controvento. Minchia.
Prendi la betulla. già che c'è lì, effettivamente. Ci provo ancora, se crepo colpa vostra. Però non vedo più l'ape, oh. Cioè è venuta per uccidermi e levarsi dai coglioni. Per cagare il cazzo. Ok, ho imbroccato un po' di venticello. No, è ancora lì, c'ho paura ragazzi, è ancora lì, la vedo. È davanti a me, la vedete, rossa là? No, mi fa cagare addosso. Poi al massimo intanto magari facciamo un sondaggino con vicino. La chat, vediamo cosa ne pensa, dai. Giusto. Attenzione perché io non ho i pantaloni. Dove cazzo sono i miei pantaloni? Ce li ho addosso i pantaloni? Ah sì. Comunque però ragazzi... Se ci pensate, ci sono pure gli cosi di là. Serve uno scudo più forte, ragazzi. Quello lì di. Forse quello di bronzo. Il primo scudo del gioco non fa niente. Madonna, no. Ma visto quello la Vespa. Forse fa qualcosina. Forse quello di bronzo, muori. Ma sì, forse quello di bronzo qualcosa fa, Andrea. Ma tu dove sei? Che è sta roba in mezzo all'acqua? Pesci sto che. Sto arrivando, ma c'è un controvento. Minchia, remare non ce la ci metterò due giorni di nuovo. A questo punto potevi anche non volartela. Vengo da te, va. Se no qui. Sì, perché almeno c'avevamo il vento contrario al ritorno. Ma non dobbiamo tornare, Andrea. Dobbiamo andare avanti. Eh no, più che altro. Sì, lo so che dobbiamo andare avanti. Giusto per non lasciarti da solo nel viaggio. Questo vento contrario verso la costa, almeno ci allontaniamo da sta cazzo di pianura. E dai, ti guardo volare. Leva i cheat. Fermo. Vai, okay. Metti alla nave, leva i cheat. A posto, è tornato tutto come prima. Non abbiamo cibo, Andrea, quindi dobbiamo sopravvivere sul serio. Comunque sono le 23:20. Appunto, non so se... ti sto dicendo. Andiamo qua e accampiamoci qua in questo punto che c'è la. Non è un po' pericoloso. No, vabbè, c'è la foresta nera. No, qua c'è la foresta nera, Andrea, e ci accampiamo qua per forza. Continueremo la prossima volta, ragazzi. Va bene, potremmo anche portare una foresta nera in realtà. No, che serve il portale alla foresta nera qui? Noi che siamo vicini alla. Non possiamo fare il portale, Andrea. Ci serve la cazzo di roba. Ma non cioè, dovevamo partire prima con la vettura. Non l'abbiamo presa. Un cazzo di errore che potevamo fare comodamente a casa. Ci sta condizionando. Dobbiamo avere più pazienza e non dobbiamo rilasciarcela. Dobbiamo programmarli meglio i viaggi. Ecco qual è il problema. Dobbiamo programmare meglio i viaggi. No, ma tu hai detto prendiamo la roba del portale, però effettivamente... Ci siamo dimenticati, dopo due secondi ci siamo dimenticati. Ma minchia, ci sono i nemici pompati, ma che due coglioni. Ferma, fermati qua, non ci vede. Non ci vede, il cazzo non ci vede. Ma quello là è fattibile. Sta rompendo la barca, tra l'altro. Fattibile in due, non lo so. Iniziamo ad attirarlo, va? E liberiamo la zona, per l'amor del cielo. E la madonna. E date. No, c'è un troll, gangster. Andrea. C'è pure un troll. Aia. Spappoga. Che fai? Ma menalo a colpi di d'arma da fuoco. C'è un culo che c'è un troll là in fondo, lo vedi? Sì. Vabbè, il troll è la zona proprio di merda. Vabbè, ragazzi, la continueremo da qui la prossima volta. Mi è messi malissimo, tra l'altro. Abbastanza. Però vabbè, ci sai, questo è il bello dell'avventura, secondo me. Di avere anche i problemi, di affrontare i problemi. Perché nella vita vera non vi regala niente nessuno. Prendilo. Ok. Oddio, potremmo metterci in quel posticino lì, secondo me forse lì. C'era un tipo di nano pompato che dava la legna pregiata uccidendolo. Dici? Sì, me lo ricordo. Ma non è che è questo qua che abbiamo appena ucciso? No, quella tira tipo quello con tante stelle. Non l'abbiamo mai beccato, Andrea. Qua ci sono i nani grigi classici, là c'è un troll da battaglia. No, perché se costruissimo il portale adesso da battaglia. Svoltiamo la live, te lo dico. Ma mica tanto, sai. No, costruiamo il portale per casa, andiamo a casa e ci abbiamo casa comodamente a portata di portale. Possiamo cacciare quanto vogliamo, possiamo dormire quanto vogliamo, possiamo prepararci quanto vogliamo, poi attraversiamo il portale. Allora ragazzi, lo continueremo da qui, quindi quello che dobbiamo fare è assolutamente trovare legno di betulla per aprirci il portale vicino alla palude. Molto semplice in realtà come comanda, però difficile nell'esecuzione. Sulla carta è semplice, però. Secondo me, ad occhio, a parte che qua siamo nella merda perché veramente c'è il troll, ci sono i nani, siamo senza cibo, Andrea, io almeno sono senza cibo. Vabbè, io un po' di carne ce l'ho ancora, però sta arrivando il troll, minchia. Come sta arrivando e ci sta fissando qua. Si è fatto un perizoma e un intimo di.
Guarda come ci fiscia. Guarda, che carino. Uno superatore. Non so se lo vedete, ragazzi. È lì, lo vedete? È qua, è questo qui. Oh, lo colpisco. No, 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 che cazzo colpisci? Che poi arriva. Stai fermo. Stai fermo. Mi brude la mano. Disconnetti e buona, basta. Secondo me, o torniamo indietro, off screen, no, magari. Perché è l'unica. Non penso oppure, che sia oppure andiamo avanti. Cioè, proprio abbiamo raggiunto la linea del non ritorno, secondo me. Quindi dobbiamo per forza andare avanti. Trovare la bettuna e tornare indietro. Secondo me conviene andare avanti, rischiarsela e andare avanti. E non usare i cheat. Ma i cheat non è che li abbiamo usati, Andrea. Cioè, abbiamo usato i cheat soltanto per rimediare a un errore del cazzo e per farti la lancia che avevamo fatto con dura fatica. Ascolta il mio ragionamento. Per quanto riguarda la lancia e le costruzioni in legno, per sono d'accordo, però appunto quell'errore di esplorazione lì, secondo me il cheat ha rovinato un po' lo spirito del gioco, perché quell'errore lì è stato un nostro errore. Abbiamo fatto la cazzata di sbarcare nelle pianure, dovevamo conviverci con quel cazzo di errore. Ho visto, sì, no, ti sto ascoltando, dopo rispondo. Usare il cheat per quella roba lì, secondo me ha tolto un po' il gusto dell'avventura, però vabbè. Secondo me appunto i cheat li terrei solo per la costruzione e basta. Sì, ma anche io, Andrea. Cioè, utilizzerei per la costruzione al massimo se succede proprio qualcosa di irrimediabile che ci ha mandato tutto a puttana. Però secondo me si poteva benissimo, quando eri morto lì nella pianura, si poteva benissimo chiudere la live e dire: ragazzi, nelle prossime puntate. E c'era anche un po' il gusto del cosa succederà, perché eravamo messi male e c'era anche un po' il gusto di dover combattere. Che cazzo succede, Andrea, che dobbiamo rifarci tutto quanto da capo, 2 ore che tu torni con la barca, 1 ora per tornare. Cioè, non è che c'era tanto da fare. E per forza, sì. Senza cheat sarebbe andata così, perché a te non sarebbe successo nulla in mare, saresti dovuto andare dritto per dritto, aspettando il vento a favore e poi tornando di qua, e poi saremmo dovuti ritornare a piedi, prendere le robe. Semplicemente abbiamo velocizzato le cose, Andrea. Abbiamo velocizzato, per carità, però vabbè, molti dicono per la costruzione di armi. No, ragazzi, i cheat io li vorrei utilizzare solo per la roba di flavor, la roba terziaria, manco secondaria, tipo appunto il farmare il legno. No, la costruzione dell'accampamento principale. Invece di spendere invece di spendere 3 ore a farmare il legno, ci mettiamo 5 minuti a fare il cheat e il legno che possiamo raccogliere in 2 ore ce lo facciamo con i cheat. Ma non è rompere il gioco, abbiamo ottimizzato i tempi. Io intendo il cheat in quel modo. Anche la lancia di bronzo me la sono fatta fare, perché noi in realtà la lancia di bronzo l'avevamo già fatta. C'era solo buggata con la vecchia casa che ha il pavimento un po' rotto. No, ma magari fosse andata così, Andrea. Io non ho capito. Forse in live si è visto. No, è che si è caduta proprio sotto la mappa. È andata sotto la mappa. Cioè, io l'ho buttata giù. L'avevo. No, non stavo giocando. Non eravamo in live. Io stavo costruendo il villaggio. Tra l'altro, senza cheat. È da lì che poi. Stavo costruendo la mappa senza cheat. È da lì che poi ho deciso di attivarli, perché mi stavo facendo due coglioni. Stavo facendo avanti e indietro dalla costa a prendere la legna. Poi ho detto: ma chi cazzo me lo fa fare? E quindi ho iniziato ad attivare i cheat. Prima di quello avevo fatto la sua lancia. Ho fatto la sua lancia e l'ho attaccata al muro. Così si iniziava la live e si vedeva la sua bella lancia. Sopra i letti c'era la lancia appesa con l'appendiarmi, che si può fare con legno, facile. L'attacco. Premo E per riprenderla, questa cade per terra e oltrepassa il pianeta e probabilmente adesso fa... È una roba ingiusta, perché comunque noi ci abbiamo investito materiale in quella lancia, quindi non ha avuto senso di farla. Vabbè, cioè, però aspetta, Rafi War, però effettivamente Andrea ha ragione, perché se poi iniziamo a pensare, e per le armi però perdi tempo, per la navigazione perdi tempo. Ragazzi, se, poi usiamo i cheat per tutto, usiamo i cheat e facciamo ogni cosa con i cheat, non avrebbe più senso. Ragazzi, è questo che dico io, una clausola per i cheat ci deve essere, perché sennò... Cioè, perde pure. Cioè, che cazzo giochiamo a fare, ragazzi? Sì, infatti, hai ragione, concordo. Però in questo caso specifico di stasera non abbiamo fatto nulla di male, secondo me. Nel senso, cioè, è inutile farsi venire i sensi di colpa, perché non è che siamo andati a puntare una pistola in testa allo sviluppatore. Hanno deciso loro, quindi è colpa della chat. La chat ha detto: dai, usa i cheat voi, perché voleva farci risparmiare tempo. Che secondo me ha anche senso, perché pure per loro deve essere una rottura di cazzo vedere la navigazione. Adesso il ferro ce lo farmeremo a mano, adesso il ferro, per farci i set, non lo citeremo, ragazzi, perché il bello del gioco è quello: esplorare i dungeon per farsi sempre equipaggiamenti migliori. Se il senso del gioco è quello e noi lo rompiamo coi cheat, cioè che cazzo giochiamo a fare, ragazzi? Quello che voglio cercare di farvi capire. Esatto, Dax, va bene, il villaggio è per bellezza. Esatto, la roba terziaria, estetica, che ci fa risparmiare anche tempo per lei, va bene, ma per la roba necessaria anche per il gameplay, secondo me no. Il villaggio effettivamente per bellezza, però in Valheim è allucinante. Cioè, nel senso, quello che serve sono i 2 letti, il tetto per poter dormire, le ceste, una e poi le robe per potenziare la warbench e farsi gli strumenti. Però effettivamente tutto il resto è per bellezza, quindi in realtà... Non ci servono manco le mura a noi, abbiamo costruito... abbiamo costruito su un'isola. Insomma, funziona così. Detto ciò,
La prossima ma ragazzi, volta no, noi, non è che, noi non è che siamo, vi stiamo invogliando a usare i cheat, noi parliamo nell'ottica nostra, nell'ottica delle live. È ovvio che quando ci giocate per i cazzi vostri sarebbe meglio giocarci a lungo andare. In una settimana vi fate il villaggetto senza cheat, perché giustamente con i cheat abbiamo, un po' il del gioco. Noi, abbiamo, noi parliamo di ottimizzare i tempi per la live, per noi, voi. Noi abbiamo 161 ore su Vale, ma anche poche in realtà, mi pensavo molto di più. Forse ne ho anche di più, perché avevo sull'altro account l'avevo scaricato e giocato quando, all'inizio, quando giocavo per i cazzi nostri. E di queste 161 ore sono sicuro che solo 60 abbiamo usato i cheat, perché io i cheat li ho scoperti veramente da poco, cioè sono andato a cercarli da poco su Valheim. I primi villaggi nella prima partita, perché nella prima partita abbiamo praticamente fatto tutta la serie classica senza imbrogliare, diciamo. E infatti è stato un delirio, vi ricordate? Ogni morte voleva dire perdere una live intera di tornare avanti e indietro. Cioè, però vabbè, era quello magari il lato frustrante che qualcuno può piacere. Però è anche il bello del gioco, secondo me, è questo. Secondo me è questo. Il fatto che appunto le tue robe hanno un valore, capito? Il tuo inventario ha un valore vero. No, devi stare attento, che il viaggio è proprio un'avventura, anche la minima minchiata, andare dall'altra parte della spiaggia per cercare risorse può essere il tuo ultimo fottuto viaggio, quindi devi pensarci bene prima di partire. Questo è il bello di Valheim. Ora d'ora in poi ci penseremo due volte e organizzeremo bene tutto. No, ma in realtà siamo stati deficienti, perché l'avevamo detto ci serviva il legno, ci siamo dimenticati di farlo mentre che siamo partiti. E vabbè, però sti cazzi. Vabbè, può succedere ragazzi. Io uso i trucchi per viaggiare sopra il Nether per rompere la bedrock, perché sennò non potrei farlo. Esatto, ma questo è tutta un'altra roba, però incredibile. Sì, questo è barare. Poi ragazzi, sta andando, mi spiace, ognuno è libero di fare quel cazzo che vuole. Se vi comprate allora, Valheim, domani si fondate dei trucchi, sono cavoli vostri. Allora domani alle 21:30 guarda Zadek ormai, attenzione. Zadek ha usato tantissimo i cheat, si è fatto il pupazzo con tutte le armi più pompate. Pensavo in chat dove guarda Zadek. Pensavo avesse scritto qualcosa in chat. No, guarda Zadek nel gioco. Micchia, Andrea, arriva. Ci sto dicendo, guarda Zadek, figurativo. Sì, ma sì. Pensa lui che se ha cittato, si è fatto tutto il pupazzo pompato per poter sopravvivere in ogni situazione di Valheim. Cioè, si è messo tutto l'equipaggiamento top all'inizio. Incredibile. Per me così si rovina un po' il gioco, però. Beh, così effettivamente potete anche non comprarlo. Però c'è chi. Ognuno fa quel cazzo che vuole. Allora, domani, bestiacce, alle 21:30 c'è Protocol Callisto. Sto benedetto Protocol Callisto. Quindi c'è l'Horror Night. Siateci, mi raccomando. Io vi ringrazio per tutto quanto. Bestiacce, come al solito, per la compagnia, che è sempre un piacere avervi qua con noi. Che è stato un po'. Ci spiace per Twitch che aveva il singhiozzo. Però, ragazzi, non dipende da noi, purtroppo. Non sappiamo che cazzo dirvi. Io vi invito ad andare sui social, mi raccomando. E dovrebbe uscire roba nuova, interessante su YouTube. Dato che adesso è tutto quanto pronto lì, io ho un paccone da unboxare, quindi farò un video apposito e se riesco domani lo faccio l'unboxing, e domani dovrebbe anche uscire una puntata di God of War, quindi eccezionale. Trovate tutto quanto Coop TV Live, Coop TV Plus, i due canali su YouTube. Mi domani raccomando, si finisce Callisto, quindi forse domani non lo so se si finisce Callisto, basta forse che si finisca sto Callisto. Spero, fate bravi, fate buoni, io vi voglio bene e niente, a domani bestiace con una nuova incredibile avventura. Cittate sempre ragazzi, sì, assolutamente. Comunque l'idea dei cheat è stata sua.